Ciao ragazzi, bentornati in diretta. Ciao Corrado, tutto a posto? Ciao Antonio, ciao ragazzi. Veramente è un piacere essere di nuovo qua. Sto guardando anche un attimo, aspetta che devo chiudere il video qua perché sennò mi vedo in ritardo Diventa una devo roba ancora tipo capire come funziona Inception. Twitch, Antonio. Avevo Inception. iniziato a fare Twitch da recentissimo e ti posso confessare che il seguire il tuo canale è stata una spinta per iniziare. Per No, non so iniziare. come si fa. Come si fa a staccare la chat e vedere solo la Cioè, ci dovrebbe chat? essere un'opzione tipo in basso alla chat, non so, in inglese, tipo pop-up chat, o altrimenti semplicemente metti pausa nel video Ah, tranquillamente, ecco, ti ok, pausa. tieni. Perfetto. Esatto. Allora, benvenuto, tutto a posto? Siamo colorati, Bentornato. vedi? Hai fatto questa grafica che magari è provvisoria, nel frattempo l'ha fatta Leonardo. E anche benvenuti a tutti i ragazzi che ci seguono. In realtà, questo è per cominciare un po' questa nostra rubrica mensile, questa prima puntata che in realtà è una puntata zero, no? Una puntata alfa che si fermerà ad agosto perché c'è l'estate, perché stacchiamo un po' tutti quanti, in vista poi della stagione che un po' coincide con quella calcistica da settembre, quindi un appuntamento mensile nel quale io e Corrado chiacchiereremo, talvolta magari anche quando entreremo sempre più in sintonia litigheremo. Ma quindi parliamo di calcio, Antonio? No, Io no. non ho capito questa cosa. Quello è facile litigare lì sopra. Quello è Quello è facile, anche veramente perché serba lo poco. Juventino è un napoletano, quindi è Vabbè, fantastico, stasera però cominciamo in realtà qualche minuto ci sta perché stasera poi c'è cominciamo. No, ma Cristiano sai che cos'è? Ronaldo. Io ho perso l'entusiasmo della Juve, quindi in realtà simpatizzo così tanto per il Napoli che non No, però riesco. possiamo confrontarci. Vabbè, sono state rivelate le maglie. Vabbè. Ecco, le chiacchierate tra me e te, chiaramente, soprattutto a sfondo videoludico. Se capita, c'è questo VS che è, tra virgolette, uno sfottò, magari avremo delle opinioni differenti, ma sono chiacchierate che seguiranno anche chiaramente l'attualità, gli annunci, quello che c'è, argomenti abbastanza interessanti che ci possono coinvolgere e anche confrontarci, perché alla fine siamo di quasi, poi, altrimenti sono troppo vecchio io, due generazioni differenti e quindi magari su qualcosa anche tu sei più orientato verso il PC, no? Io più le console, quindi ci sarà da discutere. Oggi è una puntata pilota di chiacchiera anche con tutti i ragazzi che sono in chat, che si stanno già abbonando al canale, grandi, e nulla, metteremo un po' di argomenti in mezzo e cercheremo di capire anche poi in futuro, dopo questa puntata zero, dove far andare il format. Anche se poi in realtà, non so se concordi, in realtà ne parliamo anche diciamo in privato, le collaborazioni, le chiacchierate sono la cosa più figa che ci può essere in questa fase, il confronto, no? Perché comunque è quello che vuole una parte dell'utenza che ci interessa poi a noi, nel senso se siamo qui a fare delle chiacchierate anche perché abbiamo la stessa idea, far qualità, parlare di argomenti videoludici, urlare poco e divertirci tanto, no? È vero, è vero, è vero. E stavo notando peraltro che ora, scusa se sono andato off No, non ti topic, però preoccupare, tanto oggi stavo deve essere molto tranquilla, deve essere proprio una cosa iper easy. ho notato ora in realtà, guarda, non ho prestato più di attenzione diciamo, all'abbigliamento e in realtà ho la maglia rosa che sembra un po' tipo che ho vinto il Giro d'Italia, una cosa del Esatto. genere, Senza però è doping, però. senza doping, ovviamente. Ti piace il ciclismo? Segui o lo sai Ma giusto sai per? che, guarda, allora, ora ti dico una cosa, guarda, poi, talvolta gli argomenti nascono dalle cose Certo, più dai. banali. Allora, non seguo il ciclismo e ti spiego il perché. Forse tu sei una di quelle persone che può capire che cosa voglio dire. Vai. Non seguo il ciclismo perché non lo comprendo, cioè non sapendo le strategie che esistono, non riesco ad apprezzare Dinamiche, tutto le quello che dinamiche. succede, sì. Questa è una cosa che, per esempio, quando ne parliamo, che ne so, con i parenti, o amici che non seguono il ciclismo, mi dicono, vabbè, ma che c'è da capire? Si mettono sulla bicicletta e Corrono corrono. 200 km, ma E invece non è vero, ed questa è una cosa particolarmente attuale in realtà, ci potremmo allacciare volendo anche al fenomeno degli e-sport, in quanto se tu ci pensi, una persona che non sa giocare un e-sport, se prova a vedere un e-sport, non si diverte, in esatto. quanto in realtà è ovvio che nel momento in cui non conosce le regole,
non riesce neanche ad apprezzare le belle giocate. Sì, non infatti, so se... ne parlavo anche con Francesco, infatti l'eSport ha un linguaggio completamente differente, i caster, no? Tutti i telecronisti parlano una lingua quasi aliena rispetto alla chiacchierata classica videoludica, no? Nel senso che veramente... Poi i team hanno dei nomi tutti quanti strani, chiaramente sono figli anche... di un internet dove che non contava molto, all'interno della quale non contavano molto i nickname, quindi ci sono squadre con i codici fiscali quasi, che non si capisce una mazza, e spesso e volentieri quando vanno a raccontare la partita, davvero chi non conosce quel gioco, chi non conosce alcuni termini, si trova completamente spaesato, e quindi forse anche questo, non so se sei d'accordo, uno delle prime barriere d'ingresso degli esports rispetto ai giochi classici. Guarda, e ti dirò, sì, cioè sì, sono d'accordo, stavo già pensando allo step successivo. È una barriera, ma contemporaneamente è veramente interessante pensare come determinate tipologie di content creator, che possono essere streamer, twitcher o youtuber, cioè game player, cioè quelli che giocano, possono abbattere questa barriera. Un esempio è Fortnite, per esempio. Sì. Fortnite, se tu ci pensi, in realtà non è così semplice come sembra. Io non ho mai giocato a Fortnite, però ho provato a seguire delle partite. Ma in realtà non è che basta che... Cioè, la dinamica della costruzione, cioè ci sono delle varie strategie che ovviamente ora non sono sceso nel cercare di capirle, anche perché non ho mai neanche messo mano al titolo. Quindi è anche abbastanza complesso cercare di capire un gioco se non lo hai toccato con mano, ovviamente. Certo. Quindi... Ok, però guardandolo esteriormente mi sono reso conto che in realtà Fortnite, magari se ha un occhio distratto, può sembrare molto, sì, colorato, caciarone, eccetera, però in realtà ci sono delle determinate dinamiche che magari lo streamer, il twitcher della situazione va a far comprendere in maniera estremamente scanzonata a chi magari il gioco non l'ha minimamente mai toccato. Quindi il giocatore inizia già con il sapere qualcosa di base ed inizia magari con quella voglia magari di replicare quello che ha fatto il twitcher. Qua sto parlando tipicamente, no, del ragazzino, certo, del bambino, spirito di imitazione. Ok, però contemporaneamente riesce ad abbattere questa barriera di inizio al insomma di approcciarsi al gioco, e insomma tutto sommato vanno a fare un servizio. Poi, per quanto riguarda la qualità del gioco in sé per sé, su quella se ne può discutere. Di Fortnite non ne voglio discutere sulla qualità del gioco in sé per sé, perché non ci ho giocato, quindi non so. Non l'hai mai approcciato, nemmeno hai provato su Switch, no, giusto per sfizio, che ne so. No, né su PC, né da nessuna parte. Okay. Diciamo che concettualmente è qualcosa che non mi interessa. E il concetto di... Non ho neanche ben capito come funziona poi alla fin fine, ti dico la verità, però proprio concettualmente è qualcosa che non mi interessa, non mi ispira, e però neanche mi tange. Anzi, se vogliamo essere estremamente concreti, è bello, io ora ripeto, non ho toccato con mano, però è bello che un gioco come Fortnite tiri particolarmente, in quanto tutto sommato ha delle meccaniche basilari, cioè insegna al bambino. Io qua sto parlando del pubblico, insomma dei bambini, perché i ragazzi, insomma, della nostra età, che scelgono, pubblico più giovane, certo, esatto, sicuramente giocano ad altro, no? Ma il bambino che si approccia al mondo dei videogiochi con Fortnite, in realtà comunque riesce ad avere un'infarinatura generale di quelli che sono i meccanismi base del crafting, dello sparatutto, magari della cooperazione, tante cose base che in realtà può giostrare poi per utilizzarle in altri videogiochi. Questa è una cosa interessante, non so tu come la vedi. Sì, assolutamente sì, sono d'accordo con te, e in realtà è un fenomeno che non va, Fortnite e chi per lui, è un fenomeno che non va mai sminuito o bollato, no? Con fa cagare, è brutto, è la moda del momento, perché ti va a aprire una breccia chiaramente nei giocatori più giovani, ma in realtà poi, se non sbaglio, leggendo un po' in giro, ci sono anche molti giocatori un po' più adulti, chiaramente non come noi, che siamo, anche tu, no? Sei molto orientato al single player praticamente, sì, e quindi ci fa girare le palle il multiplayer da un certo punto di vista, però ecco, mai va sminuito questo fenomeno, va magari studiato, e poi chiaramente se ne parla se può essere di interesse generale. Chiaramente gli esport che abbiamo collegato prima sono un qualcosa che possono diventare la
la cosiddetta next big thing, no? La grande bolla che esplode e si affianca al videogioco classico. Io ne ho discusso qualche settimana fa con Antonio Iodice, un mio ex collega di Multiplay.it, che tra le altre cose è entrato a lavorare per ESL. Ok, quindi la Lega, quindi fantastico, tutto il cerchio si gira. Lui chiaramente adesso sarà in prima persona all'interno di questo mercato. E lui, anche lui era titubante nell'affermare il fatto che gli esports possano diventare, sostituire il videogioco classico, possono diventare la cosa più grande che va a sostituire il gioco classico, però è una roba probabilmente più interessante e con più potenziale rispetto a quando è arrivato il 3D, no? La realtà virtuale stessa, che comunque continua a essere. Tu realtà virtuale zero proprio anche o... Ti volevo dire una cosa su quello che hai detto prima. Sì. Lo sai che per circa 6 mesi io e un altro ragazzo che si chiama Ciro siamo stati caster. Siamo stati nello staff italiano di caster di StarCraft 2 per con fighissimo. Ok, quindi hai imparato un po' anche il linguaggio, tra virgolette, da utilizzare, allora, il ritmo, sai, bimbi. Allora, questa è una cosa, allora, di StarCraft 2 il caster era appunto Ciro, io ero il commento tecnico. Ah, ok, il commento tecnico, come con la partita di calcio, ok. Sì, sì, ero il Sandro Mazzola della situazione, quindi diciamo quello abile a stand era lui. Poi, quando sul mio secondo canale, recentemente, quando StarCraft 2 è diventato free to play, ho provato a fare dei cast. I primi erano inguardabili, okay. Andando avanti ci ho preso un po' la mano. Sono leggermente più accettabili, però ancora non sono veramente buoni. Però con un'altra persona a fianco, secondo me, senso. Accettabili. Però... Tanto il concetto è simile al telecronista di calcio, no? Telecronista e commentatore tecnico come idea. Sai che cosa? Cioè sì, di base sì, però sai che cosa? Dato che in realtà io so comunque di rivolgermi, con questo rispondo anche a un ragazzo che ha scritto una cosa interessante, Psycho MB diceva prima, ecco, ti sei risposto sul ciclismo, alla fine seguendolo assiduamente abbatteresti la barriera nel non comprendere le dinamiche. Dice una cosa corretta, però io volevo aggiungere questo, anche rispondendoti, che nel momento in cui il telecronista non spiega le meccaniche, anche se tu lo segui assiduamente, non capisci quello che accade. Certo. Questo è un problema tipico che c'è. Quindi, per esempio, nella partita di StarCraft è mia premura cercare di rivolgermi sempre sia a chi il gioco un po' lo conosce e sia soprattutto a chi il gioco non lo conosce, quindi cercare di spiegare che cosa sta facendo. Una barriera però che ho, e questa è importante, e purtroppo è questo il nucleo della faccenda, che sebbene conosca abbastanza bene StarCraft 2, comunque sono un giocatore platino, quindi comunque non ho la conoscenza che potrebbe avere un diamante, un master, un grandmaster, ovviamente. E questo che cosa comporta? Che determinate mie letture potrebbero comunque essere sbagliate, certo, ovviamente. Rispetto al top, certo. Perché? No, lì ci vuole un grande studio comunque da quel punto di vista e appunto sì, poi il ciclismo comunque, sempre per fare questo parallelo, è difficile da seguire, non è molto trasmesso in TV, al di là chiaramente il Giro d'Italia, Tour de France e altre piccole grandi manifestazioni Tu hai mai provato nemmeno giochi di ciclismo, la simulazione Tour de France, che erano tipo manageriali, no? Sai, tu non è che prendevi in mano il ciclista, premevi dei tasti oppure davi l'indirizzo di squadra, accelera, risparmia le energie, sai, come i manageriali anche di Formula 1 e così via. Un attimo, ho sentito una credo che sia lo scaldabagno, però controllo. È stato bello, Dadobax è morto, quindi la prima sfida l'ho vinta io, round one, gli ho mandato qualcuno a fargli esplodere lo scaldabagno, adesso torna, non vi preoccupate, Dadobax deve controllare questa cosa. Dicevo, il ciclismo... esplosione in diretta, il ciclismo è complesso, però l'idea di impersonare un ciclista, ecco, dottor, tutto a posto? Sì, dato che ha fatto un filo di vento la finestra nella cucina ha sbattuto, mi sono un attimo cagato addosso, però... il primo round, ecco, ti ho mandato qualche, sai il perk che ti mando per sconfiggerti, ti mando le cose esterne che arrivano, quindi tutto okay. Bene, nella live non vedo quello che accade, poi vedrò quello che...
No, dicevamo, il ciclismo era, no, l'idea nel senso, il ciclismo è la cosa figa, è l'idea di diventare un campione, no? Di essere un fenomeno, Pelé che vince tutto, vince le gare e tutto quanto. E i manageriali facevano questo, però poi seguirlo effettivamente è un casino. Io l'ho smesso di seguire dopo che è morto Pantani, per dirtene una, perché era un grande, io ovviamente adoravo il ciclismo, poi quello l'hai sentito anche te, tutto quello che è uscito fuori di doping, droga e tutto, veramente mi ha fatto schifare. Non che il calcio sia questa bella pulizia, sia chiaro. No, infatti, però. Però il ciclismo a un certo punto c'è stato un momento storico in cui tutti venivano beccati, dopati, squalificati, mamma mia, ho detto basta. Poi è morto il mio idolo che comunque era un fenomeno in salita quando partiva e spaccava tutti, li ammazzava e quindi addios da questo punto di vista. Comunque si sono divertiti in chat, per il Sì, rumore. leggevo in chat che alcuni ragazzi dicevano quando scappa, scappa. No, ti racconto un backstage. Vai. In live con i player inside sono dovuto andare effettivamente al bagno a metà della Perché ti live e scappava. quindi glielo ho detto, Raiden, ti consegno le chiavi del canale un attimo perché mi... Però insomma non era questo il caso. Per quanto riguarda videogiochi di ciclismo, sai, insomma so che esistono, ma non mi sono mai interessato più di Tanto tanto. d'altronde se non segui lo sport reale, veramente devi essere un masochista per giocare i titoli, soltanto il ciclismo. Dice Bad Max, datti al golf. E il golf è un'altra rottura. Bello il A golf, però. proposito, lo hai giocato Golf Story su Nintendo Vabbè, Switch? quello è una figata, quello Lo consiglio sì. tantissimo, ragazzi, in chat è Sì, carinissimo. è bello. Infatti, consiglio. Ecco, possiamo dare anche ogni tanto dei consigli di piccole chicche. Secondo me è conosciuto Golf Story, ma non tantissimo. Dovrebbe stare, se non sbaglio, 14,99, non di più, una roba del genere, se non in saldo. E quindi, ragazzi, il primo consiglio della serata: by Dadobucks Golf Story per Switch. Si trova anche su PC, o sbaglio? O era esclusiva No, Switch? Golf Story è su No, Switch. perché loro hanno fatto altri giochi story su PC e altro. Ok, e Quindi. ora ho cercato un attimo un gioco di golf che giocavo quando ero piccolo, che è un gioco DOS del 1990 che si chiama World Class Leader Board Golf Game, Sì, un titolo c'è sta. lunghissimo, comunque per i curiosi, e quel gioco ci giocavamo non solo io, ma c'era preso proprio a bestia, e venivano a casa mia più amichetti e giocavamo a golf sul computer, questo per dire Sì. talvolta ci si affossa ai giochi più particolari. Ecco, nel caso specifico, per esempio, del golf, non c'è effettivamente molto da capire. Nel momento in cui il videogioco ti propone più o meno le cose standard, tu riesci a capire concettualmente quello che devi fare. Nel caso Esatto. specifico, invece, di un gestionale, allora non l'ho mai provato di ciclismo e quindi non mi esprimo, ma per quanto riguarda, per esempio, di Formula 1. Io seguivo la Formula 1 da bambino, ma come la può seguire un bambino? Non mi ero mai messo a seguirla Maniera decentemente. sensata. Recentemente ho comprato Motorsport Manager, tipo un annetto fa, che è Ok, bellissimo, sì. e ho capito la Formula 1. Quindi Però ti è concettualmente... servito anche per imparare le dinamiche della Formula 1, Sì. ok. Le strategie di cambio gomma, Ok. della benzina, i rifornimenti, le strategie, è bellissimo. Anche di calcio. Appassionante, no? Per diventare un pilota, un manager figo, no? E impersonare. Vabbè, il calcio tu, non so se ne hai giocati di Football manageriali, football Manager, guarda, manager, Football Manager mi ha insegnato un sacco impazzito. di cose. Sì, ma per esempio, quando si chiacchiera tra amici che non seguono particolarmente il calcio, si parla di stipendi. Io dico sempre, raga, ma vedete che gli stipendi funzionano così? E tu come lo fai? Perché Ho Football giocato a Manager Football Manager. faceva in questa maniera? Cioè, E loro settimanale, il dicono, mensile. Sì, ma certo. dice un videogioco. No, loro ricalcano la Sono dei. realtà. Io invece ti dirò di più, con i miei amici nerd, addirittura mi sentivo per telefono per parlare che cacchio avevo comprato in Football Manager, in Championship Manager. Prima era invertita la cosa. Sì, ci Quindi tu sentiamo per telefono, oh, o sai, ho comprato quello. E chiaramente sceglievo il Napoli e gli facevo arrivare i giocatori più forti dell'universo per vincere Scudetto, Coppa dei Campioni. Chiaro, no? Un classico per impersonarsi nei giochi di calcio. Oggi non gioco più, non so te se giochi ancora ai manageriali, io non ho più tempo e non mi appassiona più così tanto. Ah, cacchio, sto 20 ore, no? Inzica, hai proprio... Guarda, in realtà l'ultimo grande manageriale è stato Motorsport Che hai Manager, fatto te, sì. nell'anno scorso. Ad un Football Manager, no, guarda, è da tantissimo, guarda,
Credo che siano 10 anni che non gioco. Guarda, veramente, mo sto facendo mente locale. Sì. Credo che l'ultimo grande stagione che feci fu a Football Manager 2008 con il Tottenham. E me la ricordo ancora, con il vinsi tutto il vincibile e avevo Gareth Bale e io ebbi l'intuizione di mettere alla destra Gareth Bale nel 2008. Quindi eri addirittura avanti col tempo. Gareth Bale aveva 19 anni, era un terzino ed era una bestia. Ho detto, ma questo qua è fortissimo, e l'ho messo ala. Come segnava. Vedi. Allora, benvenuti a tutti gli altri che stanno arrivando in chat, si sta ancora più accrescendo la chat e chiaramente si stanno buttando sull'Amarcord, PC Calcio, Passione Calcio, Championship Manager, Football Manager, ne stavano tantissimi, c'è stata un'esplosione in un certo momento storico del videogioco con tutti questi manageriali e in realtà pure di golf ci sono tanti, Neo Turf Master, Tiger Woods, Everybody Golf, che in realtà è un gioco di golf che è molto arcade, divertente. Quello è consigliato, secondo me, Everybody Golf di Sony, anche per quelli che non seguono questo sport, perché è molto più easy, molto più semplice da giocare, divertente, colorato. Rimanendo in tema calcio, ma spostandoci leggermente come genere, se dico libero grande, sì, libero grande. Era abbastanza un giocaccio, però cioè, come dire, filtriamo sempre dal ricordo, dalla qualità del gioco. Io purtroppo libero grande ero già in una fase avanzata di critica e quindi okay, allora... già... sì sì dai, se devi andare in bagno vai, no, però sarebbe figo se arrivasse qualcuno dietro. Allora, ti giuro, se devo andare in bagno, te lo dico senza nessun problema. Allora, dato che ho tutte le finestre aperte perché fa caldissimo... Sì, ogni tanto sbatte. Sì, sentono... No, ma anche è possibile che sento dei rumori da fuori, che ovviamente, essendo con le cuffie, non ci faccio caso. Certo. O meglio, anche quando, cacchio ne so, gioco, ti faccio un esempio, o monto video, ho le cuffie. Però è diverso rispetto a quando parlo, cioè quando parlo con le cuffie è come, non te lo so spiegare, comunque sento cuffie. Vabbè, anche tu qua, se arriva qualcuno alle tue spalle ti avviso per tempo. Ma ho la preview qui, quindi diciamo lo vedo. Facciamo il botto di views. Diventa virale, dai. Almeno diventa quello. Virale. Sì. E in tutto questo mi sono... Ah, la domanda, libero grande. Libero grande, sì, ero già in una fase critica, però è un bel ricordo sicuramente. Io avevo 6-7 anni quando ho giocato libero grande. Ok, ci stava. E non ci ho mai più giocato. Allora, per me era il gioco più bello del mondo, però non ci ho mai più giocato da allora, ma io non lo avevo a casa mia. Sì. Io parecchi videogiochi ci giocavano, i miei cugini avevano la PS1, ho sempre avuto il computer, quindi andavo a casa loro e provavo dei videogiochi. E quindi ci ho anche giocato poco, quindi nel momento in cui libero grande, ti faccio un esempio, fai 3-4 partite, non hai neanche il tempo materiale per capirne i difetti. Ma sì, no, poi al di là di quello, cioè... Al tempo era differente, si perdonavano anche più cose. Immaginati libero grande che esce oggi, dopo che hai avuto anni e anni FIFA e PES. Chiaro che certo. Lo distruggi anche se sei giovane, ma al tempo un po' i ricordi, un po' il fatto di giocare più spensierati, senza farsi pippe mentali, doverne parlare su YouTube, scriverne tutto, era tutto più bello, divertente, ce ne stavano tanti di giocacci. Poi non so, ti ricordi di Actua Soccer, This is allora, Football... Actua Soccer ce l'ho, Actua Soccer mi pare il 3, ce l'ho originale. Allora, che era strano il tempo, no, scherzo. Allora, piccola parentesi. Apriamo la prima parentesi è i regali delle zie dei videogiochi. Ah, mio nipote gioca ai videogiochi, regaliamoci questo videogioco e poi i peggio giochi. Ora ti dico che cosa mi hanno regalato. E poi la seconda parentesi, avevo letto un commento che però ora è andato su e mo mi sono scordato. Mannaggia, vabbè, parliamo. Vabbè, poi ti dicono, tu sei un grande fautore di PES 2006. Secondo... Ah, sì. PES 6. PES 6, secondo... Guarda, però PES 2018 ha fatto talmente passi in avanti che secondo me PES 6 è stato superato. Guarda, io sono veramente curiosissimo di quello che faranno in PES 2019, perché Konami ha annunciato che praticamente loro hanno iniziato questo loro processo di ricreazione di PES dal 2018, 2019 sarà di passaggio per poi arrivare. Anche perché non c'hanno più licenze, quindi è importante il gameplay. Sì, è veramente, guarda, PES 2018 è veramente stupendo. Io non so se tu sei orientato più verso FIFA o verso PES,
ma PES 2018 è stato il primo gioco di calcio al quale ho giocato veramente tanto da 6-7 anni a questa parte. No, PES si è rimesso in pista dopo aver avuto un declino enorme, no? Dopo il quale FIFA ne ha approfittato sia con le licenze che con il gameplay. Se parliamo di gameplay puro, PES per me è più divertente oggi di FIFA, con tutti i suoi difetti, l'online che sempre fa acqua, perché Konami sono un po' dei cani maledetti da questo punto di vista. E forse adesso il fatto che vanno sempre più a ridurre le licenze, no? Perdono anche la Champions League questa edizione, diventa un imperativo da parte di Konami curare, no, proprio il gameplay vero e proprio, il divertimento, la giocabilità, quello che è. Quindi no, assolutamente. Anche se però io sono, un giorno farò un editoriale su anche video dove dirò PES e FIFA hanno rotto le palle. Li vogliamo gli European Club Soccer, vogliamo gli Actua Soccer, vogliamo gli Arcadoni, vogliamo più giochi di calcio divertenti. Basta sempre questi giochi che catalizzano tutto. Sarebbe bello, no? Avere anche una diversificazione da questo punto di vista. Gioco di calcio completamente... Ti ricordi le sensazioni che ti dava appunto Libero Grande, oppure Messi 86 senza giochi, Super Psychics, Virtua Soc? Cioè, c'era molta più varietà prima, chiaro, non erano così simulativi, così realistici, con miliardi di squadre e tutto, però almeno ti divertivi. Adesso, boh, non so, se tu veramente giochi ogni anno PES e FIFA, basta, cioè, ce la fai veramente ogni anno a giocarli tutti e due, tanti è vero, giorni? Infatti, è vero, infatti non giocavo, sono d'accordissimo, infatti non riuscivo ad approcciarmi a un gioco di calcio da tantissimo tempo, sono proprio d'accordo. Eppure quest'anno PES 2018 secondo me è riuscita a ritrovare, però come dire, ok, quello sì, però ci sta che il 2017-16 è giocati di meno, no? Addirittura le visti un po', ha detto basta, sì, allora vedi, in realtà ti sei caricato un po' anche tu, fatto ritornare la voglia, poi in concomitanza con un gioco che ha migliorato anche il gameplay, chiaramente, quindi ti è piaciuto molto. Sì, certo, anche il fatto di non aver toccato per parecchio ha contribuito a aumentare la tua voglia, no? Di giocarlo e di approfondirlo. Nonostante questo, non toglie che sono veramente riusciti, secondo me, a fare un ottimo. Guarda, PES 2018 è stupefacente. Io veramente sono. Guarda, PES 2019 è uno dei titoli che attendo di più, ti giuro. Guarda, perché PES 2018 è veramente fantastico, ma ha dei piccoli problemi. Io spero ovviamente che PES 2019 davvero continuino questo processo, perché è qualcosa di pazzesco. Ecco, tu dicevi una cosa corretta, il fatto delle licenze. Per questa motivazione spero ovviamente che, avendo appunto, sapendo già di non rinnovare le licenze, abbiano prestato particolare attenzione al gameplay ancora di più, per andare a salire, perché già nel 2018 sono riusciti a fare un'opera veramente fantastica. Io non vedo l'ora di iniziare una Master League nel 2019, ciononostante ci sono delle modalità che esistevano in passato che hanno tolto, e questo non mi fa impazzire. Per esempio, non puoi crearti una squadra ed inserirlo in Serie A, per farti un esempio, sì. Cosa che si poteva fare prima. Quindi, per esempio, se tu ti prendi, cioè, non puoi creare la mia squadra tipo è il Real Cannuzze. Questo, vicino dove abito io, allora, piccola parentesi, allora, vicino dove abito io c'è una località che si chiama Zumpano, va bene? Zumpano, okay. Zumpano, dove abitano i miei cugini, questa della PlayStation, Zumpano, quindi loro vanno a vedere le partite dello Zumpano, insomma così. Dove milita, in serie? No, serie dilettanti. Proprio, ma il campo è tipo un campo di patate, per ok, farti figo. Cioè, ok, e giocano proprio, non so se mi spiego. Zumpano praticamente conta pochissimi abitanti, però gli viene in mente questa idea geniale di fare il derby, e fanno un'altra società. Okay. E dato che quindi posto piccolissimo, c'è anche il derby. C'è anche il derby, e l'altra società si chiama Real Cannuzze. E quando è nato sto Real Cannuzze è stato pazzesco, perché, cioè, già lo Zumpano è piccola come società, poi tu vai a crearne un'altra, come la chiami? Real Cannuzze. Spieghiamo questo fatto. Cannuzze, okay. Là vicino c'è una località che si chiama Cannuzze. Okay. Però Real Cannuzze non significa niente. E quindi, insomma, è stato particolare. Quindi con i miei cugini, quando creiamo una squadra, da allora, da quando eravamo bambini, è Real Cannuzze, perché... È bella.
E quindi sì, tra l'altra cosa, PES, scusami, PES esce pure a fine agosto, hanno anticipato Sì, il 30 ulteriormente agosto. 30 agosto, quindi ci siamo in pratica un mese abbondante e ce l'abbiamo, ci provano. Io sono molto fiducioso come te, perché per me sti cazzi di licenza, chiaro, meglio avercela che non avercela. La Champions è sempre stato un elemento di forza di PES, però poi l'importante è giocare, divertirsi e fare tutte le modalità che propone, mentre in chat si stanno accapigliando con la pronuncia di Konami. Senti Antonio, mi consigliano in chat una cosa Sì, interessante, vai. cioè effettuare l'hosting dal mio Sì, basta canale. che vai nel tuo canale, quindi apri la tua, scrivi slash host e metti il Tanzen. E Ma dovresti. scusa, Però tu nella hai chat? messo. Sì, nella chat però. Tu hai messo l'autohost, ho visto, quindi dovrebbe essere automatico. Sì. Però vedi un attimo. Ecco, Datobox ti sta ospitando. Fatto. Sì, forse. Io ho visto, l'avevi messo, l'ho messo anch'io l'autohost. Forse boh, non è partito, non so per quale Guarda, motivo. Twitch ancora lo sto scoprendo. Peraltro, mi ha detto: Sì. Ciao Dadobas, hai totalizzato i numeri per diventare partner. Manda l'email. Ho mandato l'email, ma non mi hanno No, ci risposto. vuole un po' di tempo, a me ci ha messo 3 settimane quasi per rispondermi. Non fa niente, oramai poi me ne preoccupo dopo No, l'estate. sì, ma arriva, non ti preoccupare. Dicevo, Konami si dice. Allora, la pronuncia corretta è Konami, quella vera. Proprio in Italia si dice anche Konami tranquillamente, un po' come Sega e Siga, sono storpiature all'italiana. Siga chiaramente è diventata tale anche nella pubblicità di Jerry Calà, di Walter Zenga al tempo del Master System e Mega Drive, perché tutti quanti a fare le battute, Siga, Siga, Segaiolo, sta roba qui che ancora oggi fanno, perché io quando dico nei video son Segaro oppure Sega, tutti quanti a fare le battute, quindi è una roba proprio troppo forte negli italiani fare le battute su Sì, le assolutamente, cioè, ce l'abbiamo nello standard. Però si dice Konami, la pronuncia internazionale, ma va bene Konami, sti cazzi proprio, sti cazzi alla romana, perché poi c'è anche lo sti cazzi che si sono inventati a nord, di stupore che non ha senso. E c'è gente che addirittura ha detto, oppure Tomb Raider, no? Si dice Tomb Raider, però si può dire anche Tomb Raider, Guarda, io l'altra sera ho veramente. scoperto che si chiama San Andreas e non San Andreas, Sì. GTA San Andreas ho sempre detto, Sì, invece è San Andreas. Andreas, sì, oppure Mass Effect, non Mass Effect, Mass Effect, Okay. però sono cose che Dark un. Souls e Dark Souls, come si Sì, dice? Dark Souls, no, Dark Souls, poi dipende poi dai giapponesi o dagli americani. StarCraft e StarCraft, io li dico in tutte e due le Sì. maniere, cioè non mi sono. No, vabbè, poi ripeto, uno poi deve anche decidere se aderire alla pronuncia americana, perché poi gli americani cioè cambiano tutto rispetto ai giapponesi, no? Ultimo esempio che avevo fatto l'altra volta pure, Studio Ghibli, la pronuncia corretta sarebbe Studio Ghibli e gli americani dicono quello, però i giapponesi che hanno inventato Studio Ghibli dicono Studio Ghibli, amen, no? Cioè, per loro la pronuncia è quella, una storpiatura giapponese, però sono cose per super bacchettoni. Però intanto in chat l'abbiamo stuzzicati, tutti quanti stanno scrivendo pronunce, a parte dei improperi clamorosi verso Konami che ce l'hanno a morte tutti quanti dopo il casino con Kojima, no? E tutti quanti odiano Konami, però che devono fare da questo punto di vista? Senti, a te Sì. piacciono un sacco i strategici, giusto? Anche Mazza, i sì. gestionali. Se uno volesse, tuo consiglio spassionato, in base a quello che ti ricordi o quello che hai giocato, se uno volesse cominciare con uno strategico in tempo reale o a turni, quindi un titolo Paradox o un Divinity, o cosa devi cominciare per non essere ammazzato, per non morire di paura, Sicuramente non Paradox. Paradox è Il non plus veramente. ultra Sono veramente cattivi, ma sì. cattivi parecchio. I giochi Paradox sono qualcosa. Non solo Paradox, i vari Master of Orion, tutti questi giochi qua, anche insomma parecchi di questa tipologia qua, sono veramente cattivi. Sono molto più hardcore e hanno una soglia di sbarramento. Hanno insomma uno sbarramento Sì, abbastanza una barriera d'ingresso enorme, sì. Sì, è elevato. Insomma, sconsiglio caldamente ad una persona che non ha mai giocato di approcciarsi con questo genere. Io personalmente consiglio di approcciarsi con i videogiochi che sono estremamente più pop, che vanno a combinare quelle che sono delle meccaniche estremamente profonde con una giocabilità, che può essere senza dubbio più iconica. Faccio qualche Vai. esempio. Allora, innanzitutto,
vorrei fare un attimo una panoramica generale su come si dividono in realtà, perché dall'esterno i strategici e gestionali vengono visti un po' come un calderone di giochi che si vedono dall'alto e si controllano con il mouse. In realtà esistono, insomma, cioè esistono diverse famiglie. Allora, innanzitutto capiamo la differenza tra strategico e gestionale. Tipicamente la differenza tra strategico e gestionale è che nello strategico c'è la battaglia e nel gestionale no. Cioè, volendo sintetizzare, potrebbe essere questo. Cioè, nel momento in cui tu giochi ad uno strategico, fondamentalmente ti stai approcciando nella stessa mappa o comunque nella partita con delle altre realtà che tecnicamente per batterle puoi anche sterminarle. Nel caso specifico del gestionale, invece, è possibile che ci sia una gara, ma tu, sebbene ti scontri, faccio l'esempio di Football Manager, c'è in effetti una gara, tu ti scontri con l'altra realtà, ma non c'è un annientamento, cioè il gestionale appunto non prevede l'annientamento dell'avversario. La fase appunto sì. Strategico perché oltre alla fase gestionale prevede la componente strategica, intesa nel senso componente strategica intesa proprio nel senso di strategia militare, volendo proprio scendere semplificare, sì. Ok. A loro volta queste tipologie si possono dividere in a turni o in tempo reale, però possono essere anche incrociate. Esempio, possono esserci gestionali in tempo reali o a turni e strategici in tempo reali o a turni. In tempo reale significa appunto che il tempo scorre in maniera sempre, costantemente. Esatto, ed un esempio è StarCraft. StarCraft, cioè il tempo che scorre in maniera continua, ed è un po' come se fossero dei giochi di strategia ibridati a dei giochi action. Perché? Perché fondamentalmente l'abilità del giocatore nel manovrare gli eserciti è parte integrante della partita stessa. Quindi non si deve avere solamente un'ottima strategia, ma anche un'ottima velocità di esecuzione. E questo è il mio genere preferito in assoluto. Okay. Per esempio, StarCraft 2 è il mio preferito in assoluto, perché appunto serve una dose massiccia, insomma, dose di strategia, ma di abilità, anche di pensiero veloce, certo. Pensiero veloce, pensiero rapido. Invece quelli a turni è come scacchi, per capirci, o Civilization, XCOM, cioè sono quei videogiochi appunto che c'è il tuo turno, hai tutto il tempo del mondo per pensare la mossa e poi passa all'avversario. E questi videogiochi tipicamente sono molto più strategici, però anche un po' meno adrenalinici. Ovviamente, certo. Ovviamente l'adrenalina cambia a seconda del gioco, per esempio XCOM 2 è pensato in maniera veramente adrenalinica, sebbene sia a turni, perché riesce, XCOM 2 in particolare, parlando degli ultimi, riesce ad avere una gestione di gioco veramente con un ritmo bello incalzante, anche Mario Rabbids è veramente incalzante come sostenuto ritmo. Sostenuto come ritmo, certo. Sono fatti bene. Nel momento in cui invece si va su un Civilization, il ritmo invece è un po' più pacato, anche la musica contribuisce ad essere un po' molto più rilassato, poi anche la partita dura delle ore, quindi insomma è sicuramente di un'altra tipologia. Gestionale la stessa cosa. Infine la terza differenziazione è tra il livello operazionale, cioè possono essere a livello di singola squadra o a livello di civiltà, impero. Per fare un esempio, Civilization è uno strategico a turni a livello di civiltà. XCOM 2 invece è uno strategico a turni a livello di singola squadra. Che cosa significa? Che in XCOM 2 controlli un manipolo di 4 persone e controlli singolarmente le 4 persone. Nel caso specifico di Civilization controlli l'intera civiltà, quindi certo, l'economia e quant'altro. Anche dei parametri aggiuntivi, certo. Esattamente, questa cosa c'è per ognuno. Per esempio, volendo andare gli strategici in tempo reale, StarCraft 2 è a livello di, lì non è un impero, ma è comunque a livello di razza, ok? Sì, perché è razza aliena. Nel caso specifico, per esempio, di Commandos 2, per esempio, Commandos 2 è uno strategico in tempo reale a livello di singola squadra, cioè tu comandi un manicolo di 4-5 uomini, quindi è in tempo reale, per tu comandi singolarmente quelle unità, ogni unità ha delle caratteristiche specifiche quant'altro. Certo. E questa è più o meno una panoramica generale. Se uno volesse cominciare, secondo te, innanzitutto sono più accessibili in linea generale gli strategici a turni in tempo reale, gestionali a turno in tempo reale, cioè beh, gestionali che sono sempre a turni. Se uno volesse quindi cominciare ad approcciarsi a questo mondo senza avere una tramvata in faccia, allora devo menzionarne
uno per categoria, Come no, perché certo. ovviamente è a seconda della persona che cosa cerca. Personalmente, il mio consiglio è, per quanto riguarda la strategia a turni a livello di singola squadra, XCOM 2, Ok. perché insomma è quello adrenalina. Se hai Nintendo Switch, Mario Rabbids è forte. Perfetto, sì. È proprio perfetto. Però sulle altre piattaforme non c'è Mario Rabbids. XCOM 2, secondo me, siamo su livelli più alti di Mario Rabbids, però è leggermente meno accessibile. Però, insomma, te la cavi, insomma, in XCOM 2, magari, insomma, anche a costo di perdere qualche partita inizialmente. Il punto di XCOM 2 qual è? La cosa bella di XCOM 2 è che, sebbene ci sia una storia, in realtà le missioni sono generate proceduralmente. Questo che cosa comporta? Che tu, la prima volta che giochi, stai scoprendo la storia. Ciò nonostante, se sei un novellino, è molto probabile che la tua prima partita, cioè prima partita, no, che poi una partita significa una campagna, cioè tu giochi 15 ore, però la perdi. Cioè, la perdi, cioè vincono gli alieni. Perché se sei novellino è molto probabile che perdi, a meno che non stai lì a ricaricare ogni Certo, il volta. sabotaggio, la È partita e ok. tutto. Quindi praticamente tu, ecco, insomma, il discorso è questo. Il mio consiglio in questa tipologia di giochi è iniziare la partita skippando i dialoghi, cercare di capire come funziona. Una volta che hai capito come funziona, riniziare e riniziarla bene. Perché se no ti trovi poi, come dire, a Sì, seguire in la prima volta difficoltà, su qualsiasi difficoltà. certo. Invece Mario Rabbids scorre molto Sì, è bene. molto, veramente forse il più accessibile Sì, dei strategici a turni, sia proprio molto semplice, divertente, esatto. rapido e tutto. E se invece uno volesse andare più sullo stile di civiltà, quindi Allora, civilization, sì. StarCraft 2 è gratuito, quindi a livello di strategia in tempo reale, Ci può StarCraft stare, 2 free to sì, è vero. play, tu lo A morte scarichi, sua, provi. certo. Assolutamente, poi è free to play, quindi insomma ci sta tantissimo. Lo sai che cos'è? Che più si aspetta a scaricare StarCraft 2 e più i giocatori nuovi sono di meno. Il periodo ideale per iniziare ce lo siamo lasciati alle spalle oramai, perché quando è stato messo free to play a tipo novembre, tra novembre ed aprile, per capirci, era pieno di nuovi giocatori che hanno riempito le categorie bronzo. Infatti, tutti i vecchi giocatori siamo saliti tutti di una categoria fondamentalmente. Al giorno d'oggi, in realtà, magari quelli che oramai dovevano entrare bronzo sono entrati bronzo, quindi se uno prova ad entrare ora, comunque è leggermente più complesso, purtroppo, perché il matchmaking ti posiziona con persone della tua stessa abilità. Però, dato che è stato messo free to play l'anno scorso, oramai, insomma, 9 mesi fa, chi lo doveva iniziare a giocare, la maggior parte lo hanno già iniziato, quindi è capace che se inizi ora, comunque potresti trovare gente veramente brava. Questo è il problema ogni volta. Scoraggiarti un po', chiaramente. Sì, però StarCraft 2 è veramente il massimo in questo campo. Poi, insomma, se una persona non è fossilizzata con il multiplayer, si scarica StarCraft 2, si gioca la campagna dei Terran, che è fantastica, sono 30 ore di gioco, una storia bellissima, e quindi comunque ci impara a giocare con il single player. Quindi va Certo, a benissimo. mettere le basi. E infine, Sì. sì, Civilization, chiaramente per invece la strategia in tempo reale e a A turni a turni. livello di civiltà, È uno sì. dei più indicati, sì, è uno dei più accessibili comunque, rimane tra quelli più approcciabili. Paradox deve essere il punto d'arrivo, no? I titoli Paradox-like, proprio devi essere in fissa totale, ti vuoi mettere lì ore e ore a leggere testi, a pianificare, a far tutto. Infatti io dico sempre che i titoli Paradox conviene sceglierne uno e imparare quello. Perché per esempio gioco ad Europa Universalis, ok? Avevo giocato al 3, poi sono passato al 4. Europa Universalis ha un determinato formamentis. Imparare a giocare, per dirti, ad un Crusader Kings già È è differente. differente rispetto all'Open Quindi devi Universalis. imparare da capo, e per imparare Europa Universalis ci sono stato tantissimo. Quindi tipicamente la cosa che consiglio è di focalizzarsi su una serie, sul periodo storico che più si ispira, e poi E imparare a poi giocare veramente. giocare, anche perché escono i seguiti, le espansioni, garantiscono centinaia di ore di gioco, quindi io con Europa Universalis 4 ho avuto un impatto devastante al tempo su MultiPT, è famosa, è praticamente stata, non so se lo sai, la mia diretta, le ho fatte penso, boh, mille nella mia vita, più imbarazzante, perché praticamente c'era arrivato un codice preview del gioco, tipo...
un'ora prima della diretta. Noi facevamo diretta ogni giorno con le anteprime. Noi nei folli clamorosi, ho detto, che facciamo? Mettiamolo subito in diretta. Parte la diretta, solitamente noi mostravamo 15 minuti di gioco senza parlare e poi entravamo in studio. In quei 15 minuti di gioco il nostro collega non è riuscito a fare nulla, proprio nemmeno a fare un passo in avanti. Entriamo in diretta e cominciamo a ridere, cioè non riesco a gestire la puntata per i primi 10 minuti perché ridiamo soltanto per l'imbarazzo di non sapere cosa mostrare del gioco. Allora è l'unica volta che mi è successo nella mia carriera che non riuscivo proprio a condurre una puntata perché ridevamo, facciamo le battute, però con l'imbarazzo, non è che volevamo screditare il gioco, capito? Sai, ti immagini un quarto d'ora a premere l'interfaccia senza nemmeno cominciare la partita in pratica perché non sapevamo cosa fare. E c'è questo estratto che ho messo anche su Gameplay Café che fa ridere tanto, perché io ho proprio le lacrime agli occhi, cioè immaginati il conduttore che ha le lacrime agli occhi e non riesce, sì, te la devo girare perché secondo me ti fa ridere ancora oggi, è una roba, qualche ragazzo in chat lo sa, è veramente incredibile. Lì è stata la più grande figura fatta in diretta, perché poi che fai lì? Non c'hai telecamere, non c'è niente, sei in diretta, non è che puoi dire stop, rifacciamola, devi continuare, però fino a che non ti passa la ridarella, addio. A te ti è mai capitata, in questo caso chiaramente non mostrata all'esterno, però che dovevi registrare un video, ti sei bloccato 100.000 volte su un punto e non ne uscivi più perché... Sì, ora non ricordo che cosa dice più volte. Allora, io in realtà sbaglio parecchi termini e mi capita anche in live, ora lascio stare, magari ora non è capitato, ma in generale quando parlo in maniera un po' più veloce sbaglio tante parole, anche tra amici, insomma ci si prende molto in giro per questo, e ovviamente la cosa mi capita anche quando sono in studio, insomma qua a registrare, e non mi ricordo che cosa dice, è capitato più volte, però una volta proprio dicevo una cosa che non la riuscivo a dire, diceva cosa che mi vuole, poi sopravvole, e quindi che ora non mi viene in mente, però ricordo che insomma dicevo e poi mi sono messo a ridere da solo, ero da solo davanti alla telecamera e non riuscivo a dire quella cosa. Quando poi sono riuscito a dirla, ogni volta che la dicevo durante la puntata ridevo. Certo, che ripensavi a quella, cioè... sopare e riniziare, quindi sì, è capitato, però diciamo in live mai, però posso immaginare, anche perché Europa Universalis è veramente, sì. Cioè quando inizi e che fai? Che devi fare? Esatto, lì siamo stati, è stato un errore di valutazione a monte, perché postrare quel gioco senza un minimo di preparazione è impossibile, anche se magari fossimo stati dei super fan della serie, non è che puoi cominciare boom, buttarti e spiegarlo in diretta alle persone, però te lo passo allora, se mi ti fai due risate ti torna il buon umore, perché io ancora oggi quando lo guardo rido per dirtele quante volte l'ho visto. Allora, se in chat chiaramente avete domande, volete suggerire qualche argomento, fatelo, perché tanto questa prima puntata soprattutto è anche tanto di confronto, di chiacchierare, di creare anche il mood, no? Poi per l'attualità che oggi non c'è, al di là dell'uscita di Octopath Traveler, qualche notizia, quella chiaramente ci sta passando, ci si sta preparando alla Gamescom di Colonia, no? Tu che fai? Ritorni dallo stop tuo per la Gamescom? O... No, non la seguo la Gamescom. Bravo, mi piace, Robin. Me ne frega un bravo, ti voglio così, proprio tough life, no? Con gli occhiali da sole, ti godi l'estate e via. Anche perché sì, quest'anno è la settimana del 20 agosto, è capitata anche a Ferragosto la Gamescom, è proprio in barba ai paesi latini che si godono l'estate. Sì, E Microsoft ha fatto un piccolo annuncio, poi ritrattato. Hanno detto che mostreranno un nuovo hardware. Allora subito sono partite le speculazioni, mi hanno scritto oggi anche su Twitter, viene annunciata Xbox, seguito di Xbox One X, qualcun altro ha detto semplicemente il nuovo Elite Controller, fatto sta che è stato cancellato l'annuncio, il tweet, quello che è stato leakato. Secondo te è possibile che già ad agosto ci possano essere dei riferimenti alla nuova generazione? Non è troppo presto? Te la sparo così. Vai. E mi dici tu che cosa ne pensi. Vai. Ok? Allora, te la dico da sognatore, poi tu mi fai un'analisi nella tua esperienza, insomma, che è maggiore della mia. Allora, Xbox
secondo il mio punto di vista. Ma forse ne avevamo già parlato, sai? Sì, vabbè, intanto ne riparliamo perché comunque... riparliamo. Sì, anche. E comunque è stato un mesetto fa, quindi ne riparliamo. Sì. Anche perché... Ok, no, mi stavo un attimo confondendo. Vai. Allora, supponiamo... Allora, il ciclo vitale, tipicamente, di una console... Si piazza tra i 6 e i 7 anni, la storia ci ha insegnato, a parte l'Atari, insomma, della seconda generazione, che è durata tipo 10. Erano altri tempi, certo. Erano altri tempi. Ok, quindi è lecito aspettarsi che Sony, per quanto riguarda la sua prossima PlayStation, possa uscire e presumibilmente nella fine del 2020 o inizio del 2021. È presumibile pensare, nessuno, cioè non c'è dato saperlo, ma essendo fissata insomma la data d'uscita di di PS4 a fine 2013, è lecito attendersi che dopo 7 anni, quindi nel 2020, si possa insomma cominciare a presumere l'arrivo di una PS5. Se non esce alla fine del 2020, magari inizio 2021, ovviamente non è detto, però è lecito attendersi che possa uscire in quel periodo. Ora, Sony ovviamente sa lei che cosa sta facendo, noi non lo sappiamo, ma dall'altra parte Microsoft, dal mio punto di vista, sta già pensando le prossime mosse e senza sapere in maniera concreta quando PlayStation voglia rilasciare, Microsoft dal mio punto di vista vuole si sta facendo vuole anticipare le mosse. Sì. È lecito attendersi, supponendo quindi molto con una strategia d'anticipo, supponendo che PlayStation 5 possa uscire rispettando le tempistiche standard a fine 2020, non è così assurdo pensare che Microsoft possa pubblicare un nuovo aggiornamento di Xbox, non una nuova generazione, okay, ma un nuovo aggiornamento nel fine 2019, in quanto 2013, 2016, 2019. Cioè, non è assurdo, potrebbe essere quindi un aggiornamento, quindi non proprio un cambio generazionale. Okay, però okay, fammi andare. Okay, sì, ora no, adesso sto. Sì, ok, poi ti dico. Quindi, sto d'accordo. Arrivare con un largo anticipo di un anno o magari 6 mesi prima rispetto alla data preventivata, fermo restando che ripeto di PlayStation 5 noi non sappiamo quando uscirà. Ora, PlayStation Sony ha già annunciato che la nuova PlayStation sarà una PlayStation 5, cioè ha già annunciato che il suo prossimo hardware, cioè l'avevo letto, ora non vorrei sbagliarmi, ma avevo letto... Sì, non ci saranno altri aggiornamenti intermedi. Non ci sarà un aggiornamento, quindi insomma si sa già che Sony. Microsoft invece aveva detto non solo che stavano lavorando alle loro prossime console, quindi ha detto il plurale già alle tre, aveva detto il plurale, ti ricordi, ne avevamo parlato, sì. Stiamo lavorando alle nostre prossime console. Inoltre avevo annunciato che non è da escludere, sai, io ora questi articoli li ho persi, però ricordo di averli letti diverso tempo fa, che non è da escludere, aveva detto, un nuovo aggiornamento hardware. Quindi dal mio punto di vista non è così assurdo pensare che possa uscire un nuovo aggiornamento hardware, che, e qui è l'idea basilare della situazione, il nuovo aggiornamento hardware non possa effettivamente far girare anche i videogiochi poi next gen. Cioè, seguimi, esattamente come un PC di fascia media riesce a far girare i giochi next gen, però non al dettaglio massimo, mm-hmm, è lecito attendersi che una Xbox Next, chiamiamola, che ne so, così, ok? Xbox, allora, è uscito il questo nome, già sarà un po', esatto, vediamo un po', diciamo, come Scarlet, sarà. Ok, per capirci, sì, nuova Xbox Scarlet, è plausibile pensare che possa uscire appartenente a questa generazione, ma pronta per la prossima. Pronta per la prossima significa che già i videogiochi successivi gireranno su quella là, magari con dettagli più bassi, eccetera, anche e soprattutto perché alla fine queste console cominciano ad assomigliare parecchio al personal computer, in particolare quelle, insomma. Sì, ho capito quello che dici. Quindi tu dici che verrà, potrebbe essere spacciata, tra virgolette, come aggiornamento ancora, però in realtà fa parte della prossima generazione, nel senso avrà la compatibilità laddove magari Xbox One oggi non farà girare chiaramente i giochi per Scarlett o quello che saranno. Esatto. Okay. Ora, tu qual è il vantaggio di fare una cosa del genere? Che se tu fai una cosa del genere, un anno dopo
quando uscirà poi PS5, sì, tu vai a fare il taglio di prezzo alla precedente, okay, e quindi ti trovi con la tua console a 100 euro in meno della concorrenza, con all'arrivo della generazione successiva sullo scaffale la scelta tra, ok, Sony ha il marchio, Sony ha il nome, tutto quello che vuoi, e PlayStation 5, ok, tutto quello che vuoi, eppure tu avrai la possibilità di avere là sullo scaffale ad un anno dopo quella console a fianco a Sony che costa quei 100 euro in meno, che nel momento quindi in diciamo cui... fare una mossa anticipata, siccome comunque bisogna in termini di vendite pure recuperare terreno, anticipi, e quindi mettendoti sempre un pezzo avanti dal punto di vista tecnologico, come oggi Xbox One X è superiore a PlayStation 4 Pro, anche se costa di più, in realtà anticipare tutte le uscite significa avere un vantaggio tecnologico nel momento dell'uscita e poi un vantaggio di prezzo quando arriva anche la concorrenza. Esatto. Sì, questo, cioè, potrebbe essere una cosa, però è fattibile. A te non convince. No, diciamo è fattibile, però l'annuncio già oggi, cioè oggi a fine agosto, di una nuova console, potrebbe andare a cannibalizzare Xbox One X, che sta andando bene, però deve ancora formarsi questa console, nel senso, sì. No, ma io non intendevo dire che lo facessero ora ad agosto, sì, dico come strategia da portare avanti. Quando l'annunciano non posso saperlo, ovviamente. Certo. Quindi comunque tu sei abbastanza fiducioso che arriverà un ulteriore aggiornamento di Xbox, vediamo il nome e tutto il resto, prima dell'eventuale PlayStation 5 che dovrebbe arrivare, seguendo un po' il ciclo vitale di Sony, fine 2020. Guarda, secondo me sì, se io fossi Microsoft farei questa strategia, nel senso che andare ad aspettare, cioè oramai le due aziende stanno cercando, cioè non si stanno più ponendo in realtà con dei prodotti che sono simili, ma stanno andando a differenziare di parecchio la loro offerta, copiandosi talvolta l'un l'altro in alcuni casi, è ok, però al giorno d'oggi in realtà, questo ne avevamo già discusso, può valere la pena avere sia PlayStation sia Xbox, laddove nei primi anni di vita in realtà erano delle console più o meno cloni. Invece in realtà al giorno d'oggi, a meno che fino a quando PlayStation non inserisca dei servizi veramente all'altezza, in realtà può veramente valer la pena avere un Xbox One per quei servizi che, come ti ho già detto nella precedente puntata, sono veramente fantastici. E senza parlare del fatto che le performance poi sono superiori, insomma una serie di servizi, una serie di caratteristiche estremamente positive per le quali vale la pena poter possedere addirittura entrambe le console. Quindi secondo me è giusto questo discorso che stanno facendo, cioè di andare a cercare di ritagliarsi magari non di arrivare una o l'altra, ma di poter diversificare magari... sicuramente devi puntare su cose differenti, e in più c'hai quella cosa di essere molto più vicino al PC, sia in termini di titoli che escono, che arrivano su entrambe le piattaforme, sia come posizionamento nel mercato, no? Si parla sempre più spesso di Xbox come un PC di fascia bassa per quanto riguarda la base e media, medio alta per quanto riguarda X, quindi è chiaro che devi andare a puntare in quel settore lì, quello dei servizi, e questo discorso l'abbiamo fatto anche l'altra volta, no? Sì. Che ha generato anche un po' di discussione. Io ho capito perfettamente quello che intendevi, perché bisogna sempre andare a diversificare il mercato dei super appassionati di videogiochi, che si legano a titoli specifici, che si legano a esclusive, e il giocatore non occasionale, il giocatore medio, che invece è più interessato a dire cosa gioco oggi, voglio giocare a qualcosa, e allora a quel punto ho dei servizi migliori su Xbox, tra i quali Game Pass, che mi permettono di spendere molto meno e accedere a un catalogo più corposo rispetto a quello di PS4. Poi chiaro, se vogliamo basarci sui brand, chiaro, qual è la qualità maggiore? È chiaro, God of War, Uncharted, The Last of Us, lì non c'è paragone, però poi il mercato è composto da una massa critica che non fa questi discorsi, che non litiga sui forum o online dicendo God of War è il più figo di tutti, e quindi e in questo Microsoft sta lavorando meglio, perché il Game Pass ce l'ha solo lei. PlayStation ha
il come cacchio si chiama, il Now, che però non è disponibile in tutto il mondo, è uno streaming, c'ha il lag, non è la stessa identica cosa, non c'ha nemmeno i giochi più importanti PS4. Quindi capisco quello che dici e sono da questo punto di vista sono d'accordissimo, nel senso che Microsoft deve continuare per la sua strada. Se si mette a fare la corsa identica a Sony, le prende le botte, perché come fai, no? Adesso è sì, partita in quarta PS4 da quel punto di vista, anche se adesso Microsoft vuole investire sulle prime parti, ha comprato 5 team, però se ti metti a voler fare la guerra a God of War, a The Last of Us Part 2, le prendi proprio le botte, perché le prendi. Se invece ti butti sui servizi, sulla diversificazione, sul mondo anche PC, anche queste cose di marketing, nel frattempo dall'ultima diretta a quella di oggi c'è stata tutta la chiacchierata, no, sul multipiattaforma, no, sui giochi multipiattaforma condivisi da Nintendo su Fortnite, no, che è possibile giocarlo tra utenti Switch, PC e Xbox One, e Sony ha messo una barriera. Ecco, lì devi andare a puntare per scardinare un mercato, per scardinare delle vendite. Su quello sono pienamente d'accordo con te, al di là poi della gente che può essere Sonara, Nintendara, Boxara, PC Master Race. Ecco, da questo punto di vista nulla da dire. Vediamo, no? Sicuramente quello che dici tu come strategia può essere una sorta di contropiede, no? Prendere in contropiede il leader. Immaginiamoci un paragone calcistico: Real Madrid contro Real Cannuzzaro, come si dice? Real Cannuzze. Real Madrid contro Real Cannuzze. Chiaramente, se giochiamo con i valori in campo, il Real gliene fa, Madrid gliene fa 2000, ma se il Cannuzze arriva in campo e subito va all'attacco, fa qualche strategia strana, magari potrebbe mettere in difficoltà anche il Real Madrid. Quindi sicuramente può essere una strategia. In chat chiedono anche di Nintendo, quando arriverà l'aggiornamento, quando non arriverà, secondo te? Guarda, Nintendo, io credo che... Io non so leggere la strategia di Nintendo, perché stupisce sempre. Sì. Io ho un'ammirazione per Nintendo che non riesco a palesare. Non ci provo neanche, perché Nintendo stupisce sempre. Ha sempre fatto passi che non era possibile proprio neanche immaginarli prima che li facesse. Cioè, io quello che, guarda, in assoluto reputo il più assurdo di tutti è lo stick analogico sul Nintendo 64, con questa possibilità di ruotare la telecamera, che ha cambiato il mondo dei videogiochi. Non solo questo, ma questa è una delle cose che, quando ci penso, è una cosa pazzesca. Cioè, proprio arrivare a pensare a mettere lo stick analogico, ora, a meno che non ci sia qualcosa che mi sfugge, è la prima volta che si è visto lo stick analogico su un joypad. Confermi? Sì, adesso dovrebbe essere così, tranne qualche esperimento ibrido, tutto, però sì, assolutamente. Okay. Così come lessi un libro interessantissimo edito da multiplayer.com.it, sì, ora, edizioni, multiplayer edizioni, sì. Visto che c'è la casa editrice, sì. Che si chiama Console Wars, che racconta la storia di Sega, di Tom Kalinske, insomma, sì, racconta, insomma, sì, tutta questa cosa qua, e loro, allora, la storia è raccontata pro Sega, fondamentalmente, sì. Cioè, che è brutto, adesso partono le battute, dai, continua. No, sì. Guarda, trovate interessantissimo, anzi, vedere come il piccolo cerca di mettere i bastoni fra le ruote al grande, mi è piaciuta tantissimo. Però loro praticamente, quando esce il Super Nintendo, se lo portano in studio, insomma, vanno lì, provano a giocarci e praticamente notano i tasti dorsali, e praticamente c'è una frase, cacchio, sti tasti li mettono ovunque oramai. Sì, i tasti dorsali è un'altra invenzione di Nintendo, del Super Nintendo, almeno così fa trasparire il libro, ripeto, ora... Sì, vabbè, diciamo che è anche sdoganata da Nintendo, che aveva una potenza al tempo. Sì, è un bel libro, Console Wars, c'era anche il poster dentro, con tutta la timeline del poster nella stanza. Io ci ho fatto un cartello proprio che attaccherò in uno dei prossimi video. E sì, lì ti fa capire tante cose di Nintendo, che è imprevedibile anche oggi, no? Che è indietrissimo, esatto, dal punto di vista dei servizi, dell'online. Però poi ti arriva con sta Switch e dà una scossa al settore. Un settore che era assuefatto, anche positivamente, chiaro, dal PC, da PlayStation, Xbox,
arriva Switch e comunque ti fa muovere le acque, tutti cominciano a comprare gli indie lì sopra, no? Perché adesso un indie su Nintendo Switch vende anche 5-10 volte rispetto alle altre piattaforme, anche rispetto a Steam, che è una notizia. Hollow Knight è andato Sì, sì, sono d'accordo. Ma è veramente la morte sua. Sì, sì, ma è perfetto, no? Perfetto. Ma anche lo stesso Octopath Traveler, che è un gioco da 100 euro, magari a te ti piace di meno, perché poi sul Jap ci scontreremo, nel senso del percorso mio deve essere, in queste dirette che faremo insieme, no? Riavvicinarmi ai gestionali duri e crudi, e te magari anche un po' al Giappone di più, va bene? Ma sai, il fatto del Giappone, siamo fortunati, sono fortunato, diciamo, perché usciranno Sekiro, Ghost of Tsushima... Certo, lì ti farai proprio un... quale altro? Scorpacciata, vabbè, Nioh anche. A Nioh non mi è piaciuto. Non ti piace. Sì, però sì. Sekiro e Ghost of Tsushima mi ispirano molto, quindi cioè, ci sarà questo avvicinamento senz'altro. Sì, e quindi vabbè, sarà pure un bel percorso dove ci confronteremo nel corso dei mesi, secondo me è divertente. Octopath Traveler forse è un po' troppo complesso per cominciare, tante chiacchiere, però tu sei abituato alle chiacchiere differenti, no? I titoli Paradox sono strapieni di testi da leggere. Octopath Traveler è un gioco alla morte sua anche proprio portatile, te lo porti in giro, cioè Switch da quel punto di vista è il gioco dell'estate, ti porterai Switch? Sì, chiaramente, staccherai le social oppure Sì, ci avevo pensato in realtà di portare Switch. Sai che cos'è? Allora, io tipicamente d'estate stacco completamente, ma ammettendo di fare, ne so, la partitina, che ne so, il pomeriggio presto prima di scendere in spiaggia, eccetera, questa ci sta, cioè per un giocatore abituato a giocare, che gli piace giocare, poi in realtà la partitina ci scappa sempre. Ma avevo considerato l'idea di portarmi Switch, ciononostante, dato che tipicamente al mare, allora, piccola premessa, io vivo per conto mio, però abbiamo casa al mare e quindi io vado dai miei genitori al mare, fondamentalmente. Certo. Quindi lì abbiamo un portatile che serve per tutti, è un portatile molto vecchio e quindi ci sono installati giochi vecchi. Quindi è anche un modo per riscoprire un po' il retro game. Un po' il retro game, certo. E quindi insomma, è dato che io da grande appassionato gioco PC, anche un modo in realtà per staccare dai giochi ultimi usciti, perché se ti porti Switch poi finisci a giocare a Zelda, nuovi e tutti, certo, e i giochi nuovi, invece in questa maniera è proprio un modo per staccare completamente, quindi in generale da quello che è sì la normalità, il quotidiano, tra virgolette. Oppure la partitina serale fino alle 3 del mattino, io la cosa che adoro dell'estate è che mi faccio i cavoli miei, poi quando torno dopo le uscite e tutto mi butto a giocare a qualcosa e faccio tardissimo. No, questo per me non esiste, cioè le mie ore, diciamo, di gioco d'estate sono tipo dalle 2 alle 4 di pomeriggio, cioè quando fa caldo, che ne so, stai rintanato e giochi un attimino. Sì, allora, in genere quando fa molto caldo mi faccio il riposino, sempre d'estate, proprio ci sta. Sei un uomo di mare, sei un uomo di spiaggia. Sì, sì, vabbè. Il riposino. E poi, proprio nelle ore calde, a me non piace il mare nelle ore calde, quindi in quella porzione lì ci sta tantissimo. Tipicamente d'estate leggo molto, ma è anche vero che non leggo sempre, quindi la partitina là ci scappa stare, spesso. Certo. Senti, tu hai detto un po' di retro gaming, l'hai giocato Dune 2? Dune... lo strategico in tempo reale. In realtà no. Ecco, Dune, allora questo è il mio consiglio per te. Secondo me ancora oggi può avere il suo perché, ti può far capire qualcosa del primo StarCraft. Per me è una figata ancora Dune 2. Dune 1 è un'altra cosa, un altro gioco, un'altra tipologia, ma Dune 2... che c'ha le tre fazioni, c'ha colorate, guarda, secondo me ti fa venire una voglia poi di ritornare anche su StarCraft di questo genere che è meraviglioso. E siccome c'hai un PC vecchio, provate a installare sul PC per l'estate, poi compatibilmente a quello che farai al tempo libero. È veramente una figata di un 2. Mentre tornando di nuovo a oggi, Mary chiedeva se sto giocando invece io a Octopath Traveler. Sì, sto una decina di ore di gioco, è un bel gioco, un po' sfilacciato, questi c'ha 8 personaggi, ma c'ha uno stile grafico, artistico e una qualità del testo eccezionale, quindi comunque è bello. Dune 2 è la base, dice Gianluca. Io al tempo poi, non so se te l'ho detto, io ho cominciato pesantemente solo col PC, poi sono arrivato alle console, poi Commodore 64 come sistemi ibridi, Amiga, ma ero un PCista di quelli che proprio se li faceva tutti, anche gli strategici. Poi ti ricordi, non so se
se quando hai cominciato te ci stavano ancora le uscite in edicola di Landog, compagnia, no? Quelle mezze avventure grafiche, forse sto parlando veramente della mia preistoria. No, mi sa che era prima, no? Che hai cominciato a giocare. Di Landog, avventure grafiche di Landog, non l'ho mai visto. Uscivano in edicola, erano uscite settimanali per PC che tu ti prendevi e giocavi su PC. Sto parlando, questa è la mia vecchiaia, non ti preoccupare. Però se dici l'anno, provo a contestualizzare. Stiamo parlando sempre di anni 90, se non erro, una roba del genere. Anni? Stiamo parlando 93-94? Sì, inizio 90, prima metà del... Fine anni 90 invece già... Qualcosina c'era, poi... Adesso tieni conto che ho imparato a leggere nel 96, cioè a settimane, no? Quindi prima che piccirillo che sei, mannaggia te. Hai capito? Sono dell'89, quindi prima di una certa data sì. Impossibile. C'ho un fratello dell'89, proprio che ho cresciuto, quindi ti vedo bene, ti inquadro bene come generazione. Sì, era un po' prima, mi sa, comunque... tutte queste cose 80-90, ecco, in questo... adesso metto a piangere. Ho iniziato a leggere con PC Gamer e ho dei numeri anche qui del, credo del 95, tra il 95 e il 96. Cioè sì. Proprio appena ho imparato a leggere già, insomma, c'erano le riviste. In realtà certo. Mio padre le comprava per i demo, sì, però demo disc. Qui le giocchiavo. Sì, poi sì, sono sì. Passato a giochi per il mio computer e quindi da lì è cominciata... L'ascesa, la parte di passione, sì. Marco 81, sì, erano i Simulmondo, giochi Simulmondo tra i tanti che c'erano, ma stiamo parlando veramente di una fase videoludica molto passata. Grazie a Shazan 81 che si è abbonato al canale. Quindi vabbè, no, sono curioso davvero, Corra, su Doom 2 se riesci recuperalo, tanto è abbastanza semplice. Non mi ricordo nemmeno quanto può occupare adesso, secondo me veramente decine di megabyte, nemmeno, sarà una roba... In che anno è uscito? Stiamo parlando, pure lì stiamo parlando di 90 qualcosa. Allora un paio di megabyte, dubito. Sì, era su dischetti, era, mi ricordo esattamente. Quanti ecco dischetti saranno? 2-3 massimo. Esatto. Marco 81 invece fa proprio la cronistoria di questi giochi avventure grafiche, guarda, Diabolic 93, 12 numeri di Landog 93-94, guarda com'era differente, addirittura uscivano in edicola, a puntate, un po' i precursori dei giochi Telltale di oggi in pratica, no, quindi a puntate specifiche che uscivano soprattutto in edicola, quindi mamma mia, vabbè, mi sento vecchio. Ora ti dico una cosa fantastica del mondo PC. In realtà la formula di episodi, non solo questi giochi che onestamente sì. Non conoscevo, ma la formula di episodi esisteva sui videogiochi di software. Certo, shareware, certo. Esatto, i vari Doom, Wolfenstein, Commander Keen e compagnia bella erano rilasciati ad episodi e tu ti davano il primo episodio shareware e gli altri li potevi sbloccare con la carta di credito sì. In America. Poi noi qua in realtà io l'avevo la versione craccata, insomma. Poi non c'è craccata. Vabbè, su quello ci siamo passati tutti. Non era craccata, era il dischetto. Era poi. Freeware, donationware, erano tutte cose strane, no? Al tempo. Ma non avevamo la cultura, sbaglio, nel senso, certe volte per noi era quasi naturale prendere roba craccata o tarocca, manco te ne rendevi conto, perché te la smerciavano già così. Sì, ma guarda, io ricordo un ragazzo, scrisse un commento bellissimo sotto un mio video, che portò con me, perché dice, non bisogna mai confondere l'ingenuità di un bambino con la consapevolezza di un adulto. Esatto. È chiaro che da bambino, insomma, non c'era certo, per io non mi facevo proprio... No, non mi ponevo proprio il dubbio. Esatto, il dubbio della proprietà intellettuale, del crack, dell'acquisto. E il genitore, dal canto suo, neanche... Era ignorante. Cioè, ignorante nel senso che non sapeva assolutamente questo. Oggi mi sentirei veramente un criminale se dovessi comprare anche ai miei futuri figli della roba craccata, permettere a mio figlio di o quello che è mia figlia, di craccare un gioco, di prenderlo taroccato, mi sentirei criminale perché so esattamente oggi il valore di una proprietà intellettuale, di un videogioco, di un'opera musicale. E poi in edicola, no? In edicola c'era di tutto, di più tarocco, proprio era, te lo già spacciavano con le riedizioni. Io mi ricordo addirittura c'erano le
cartucce Mega Drive 4 in 1, che erano tarocche perché non esistevano, no? Prendevano le cartucce, ci flashavano, se si può utilizzare questo termine, i giochi dentro, e siccome prendevano cartucce più capienti ci mettevano più roba, e quindi c'era Mickey Mouse, World of Illusion, tutti i giochi dentro. Ah, che figata! Ma forse è una caratteristica, forse è una roba proposta dallo sviluppatore. No, era tutto tarocco. Le cassette, no? Le cassette semplicemente le potevi registrare te con il registratore o la musica. Si compravano le cassette al croma, erano quelle trasparenti che erano più fighe, erano più durevoli. Vabbè, erano tantissimi altri tempi che adesso ci fanno quasi strano. Tu eri del partito Wolfenstein o Doom? Wolfenstein. Ok, senza dubbio alcuno. Kill the Nazis e via. Mamma mia, Wolfenstein, guarda... Wolfenstein 3D, a parte il fatto che è stato uno dei miei primi videogiochi di un certo spessore, ma l'ho sempre visto come... Sì, Wolfenstein mi è piaciuto tantissimo, mi è sempre piaciuto tantissimo. Doom invece l'ho trovato sempre molto eccessivamente caciarone, diciamo, per i miei gusti. Poi, insomma, ha avuto il successo che ha avuto e l'importanza storica che ha avuto, e io stravedo per i titoli ID Software in generale. Però, dovendo scegliere tra Wolfenstein e Doom, per me Il reboot, sì. Ti è piaciuto il reboot di Wolfenstein? In realtà il reboot invece mi piace molto più quello di Doom. Ok, che come l'hanno fatto, come l'hanno creato. Vabbè, Doom è molto molto figo. Il reboot di Doom, guarda, l'ho fatto veramente da Dio. Ignorante, bello, veloce, bello. Ma come hanno reinventato il discorso dei proiettili, della vita... bellissimo questo fatto. Mary dice che ha cominciato a giocare su una console tarocca addirittura, dove tra l'altro c'erano Super Mario, Hamburger Time, Duck Hunt. Beh, erano quelle robe che... tipo PlayStation, che ci buttavano dentro di tutto, perché poi prendevano i codici dei giochi, li clonavano e li buttavano su altri sistemi, la PlayStation. Senti, ricordami un attimino, tu quando hai cominciato a giocare su console? Ricordo l'aneddoto che a un certo punto... Su console? Sì, su console. No, su console recentemente. Recentemente, sei arrivato... No. Tu non dici quando ci giochi chiavo con i miei amici. Dico io autonomamente. Sì. Autonomamente io a casa mia, per bene, Natale 2013, mi regalai quando uscì la PS4, mi fomentò talmente tanto la pubblicità This is for the Players, ti giuro, sono diventato sonaro per quei due mesi. Sì. Mamma, come stavo fomentato, ma in una maniera impensabile. Cioè, quindi ha avuto successo il claim di Sony. Sì, mamma mia, ma ha avuto proprio... E io desideravo un... Allora... La PS3 la desideravo per giocare Heavy Rain, va bene? Sì. Xbox 360 e PS3, desideravo la PS3 per Heavy Rain. In realtà non ero per niente informato sui vari videogiochi che c'erano su PS3. Sì, avevo sentito parlare di The Last of Us, ma non sapevo che fosse così bello, ok? Io non avevo letto, io non seguivo il mondo console, anche come recensioni eccetera, io non seguivo, non mi interessava, è una cosa che non mi interessava, ok? Non ho mai niente, ok? Zero. Sì. Quindi For the Players a bomba, mi pompo di brutto, compro la PS3 e in bundle con la PS3 c'erano Gran Turismo e The Last of Us. E io il gioco che conoscevo era Gran Turismo, io il primo gioco che ho aperto è stato Gran Turismo, era Gran Turismo 6 mi pare. Apro e dico, ma che è sta merda? Gran Turismo gliel'ho riportato. Guarda, bruttissimo secondo me Gran Turismo 6. Dato che mi ricordo... è uscito a cavallo delle generazioni, sì certo. Cioè, al giorno d'oggi Forza Horizon è veramente stupendo. Vabbè, quella era della precedente generazione. Sì, di quello che voglio dire, i nuovi Forza sono veramente fantastici. Mentre Gran Turismo, in realtà, nell'epoca PS1, PS2, era veramente... incredibile, questo, sì. Ovviamente te lo sto dicendo... Col senno di poi, certo. Sì, e mo che ti stavo dicendo, ci ho trovato nella PS3 The Last of Us, quindi il mio primo approccio con la PS3, quindi a parte Gran Turismo, è stato poi The Last of Us. Porca miseria, ho detto questa è la PS3, che cavolo mi sono perso. E quindi poi c'era nell'Instant Game Collection Uncharted 3, sì. E quindi mi sono giocato i giochi Naughty Dog, uno di seguito all'altro, due giochi stupendi, The Last of Us, Uncharted 3, mi recupero Heavy Rain,
poi Beyond Two Souls, che è uscito di lì a breve. Quindi nelle vacanze di Natale mi sono sparato sì, quattro tutte queste cose che mi sono piaciuti tantissimo, e da lì è cominciata la passione. Certo, la parte console. Mentre prima giochicchiavi con gli amici, quindi ogni tanto c'era, cioè, chi c'aveva la PlayStation, immagino. Stava a casa dell'amico, propicchiavo, ma... Con la modifica. Vabbè, PS1, boh... Alzi la mano in chat chi non ha mai provato qualcosa su PS1 di taroccato. Magari uno i bacchettoni dicono, no. C'erano tutti quei metodi strani, non so se ti ricordi anche per memoria, che si metteva lo scotch per far girare il lettore ottico di PlayStation, mettere, cambiare il CD al volo. Questo non lo so. E ecco, sai come no, platinato, invece qualcuno ha detto che ha platinato GT6, stupendo, ma poi ognuno sa. Tu venivi anche dai simulatori PC, no? Come? Tu venivi anche da qualche simulatore PC, immagino, qualche cosa di duro e crudo su PC, in termini automobilistici, dico. Ah, ok. No, guarda, in realtà come automobilisti, cioè, io preferisco gli arcade. Il mio preferito di sempre è Need for Speed Underground 2, ok? Cioè, per me è quello. Okay, quindi ti ho inquadrato, vabbè. Ok, quello è il gioco di guida. Fermo restando che quando ero più piccolo, insomma, mi piaceva da morire Grand Prix 2 di Geoff Crammond, sì. E certo. Poi andando ancora indietro nel tempo, vabbè, qua stiamo parlando proprio di preistoria. Allora... Scusa, che cosa mi sono dimenticato? Il mio gioco di guida preferito è Mashed Drive to Survive. Dimmi che lo conosci. Sì, come non credo. Porca, ha detto il tuo gioco preferito di guida, ci giocavo con allora, dove abitiamo noi era un condominio. Guarda, io ho avuto la fortuna di essere cresciuto in un condominio, eravamo quattro palazzi e intorno c'era il cortile. Okay. Quindi significa state sempre insieme. Sì, e sia insieme per quanto riguarda i videogiochi, sia nelle ore belle giocavamo fuori, perché il cortile, inoltre, a due passi il campetto di calcio sterrato, scavalcavamo e giocavamo. Cioè proprio il massimo, mi devi credere, è stato proprio bello, bello, bello. Poi intorno al condominio la strada con le macchine, chiaramente che non girano quasi mai, perché era la strada del condominio stesso, certo. Quindi con le biciclette facevamo i gran premi. Bello e cattivo tempo, sì. Cioè proprio stupendo. Mo, dove voglio arrivare? Che quindi, insomma, stavamo veramente tanto tanto tempo insieme, quindi anche quando, che ne so, pioveva, proprio si scendeva, facevi, che ne so, un metro, andavi, citofonavi, vieni che giochiamo. Facciamo questo, certo. E venivano. Quindi io dico, chi da me, una volta da... Ora, perché ti sto dicendo di Mashed Drive to Survive? Perché nella parte conclusiva, diciamo, del periodo che sono stato dai miei, che quindi ero insomma più grande, insomma periodo quindi fine liceo, inizi anni dell'università, in parecchi sono andati a studiare fuori e quant'altro, quindi insomma siamo rimasti sia meno persone, sia eccetera. Quindi comunque volevamo trovare un qualcosa che ci accomunasse contemporaneamente, e qual è il punto? Che dato che eravamo rimasti in tre, non è che eravamo tantissimi, però in 6-7 giochi a pallone, in 3 un po' più già è di meno, certo. Quindi in 3 quando giocavamo a pallone giocavamo a battimuro, quando andavamo a casa in 3 non puoi manco giocare a FIFA, cioè perché in 3 c'è sempre uno che guarda. Allora ci mettiamo a giocare a sto Mashed, perché tu puoi giocare fino a 4 giocatori, quindi eravamo io, vabbè, Alessio e Riccardo e il computer, quindi anche il computer era certo, uno, okay? Sì. Quindi eravamo noi 4. E siamo diventati talmente bravi a questo Mashed che ci abbiamo giocato tipo una decina d'anni ininterrottamente, okay. Ma sto esagerando. Però tanto tempo, tanto tempo. 5-6 anni ininterrottamente, non ogni giorno, ma che ne so, una volta a settimana il torneo. Una sessione, di ok. E guarda, eravamo diventati talmente bravi che facevamo cose pazzesche, che ne so, durante la gara... Io ho dei video di YouTube, i primi video, okay, su YouTube ho caricato sul mio canale 2008, sono di noi tre che giochiamo. Io ho caricato gameplay... Quanto è legato anche, no, dico legato anche all'esperienza personale, il videogioco, al di là della qualità oggettiva che non esiste, però una qualità, diciamo, generale, poi quanto uno ci è legato, quanto ci ha giocato, no? In chat pure stanno cominciando a ricordare altri titoli, Midtown Madness, Heart of Darkness, okay. Quindi è chiaro che poi anche quello è il bello di giocare, ma non è che dobbiamo essere sempre dei bacchettoni. Che è successo? Qualcos'altro? No, sto cercando di vedere se c'ho il CD, ce l'ho per certo. Okay. Però forse è rimasto a casa dei miei. Ho il CD originale di Heart of Darkness trovato nei cereali.
Adesso sono i cestoni, c'hanno anche i cereali, i mitici cestoni ai supermercati. Mamma mia, io nei cestoni del supermercato, guarda, ma lo sai quanti Penso giochi mi sono... i miglior affari è fatto. Guarda, ma mi sono pentito di non averne comprati un sacco. Lo sai che cos'è? Che quando sei bambino, cioè bambino relativamente, comunque 11-12 anni, cioè abbastanza grandicello, ma non abbastanza da far comprendere al tuo genitore che, qual è il tesoro che stai trovando. E infatti, lo sai quanti ce ne ho lasciati originali? Io ho Quake 2 trovato a tipo 10.000 lire, nel cestone tipo dell'MZ, una cosa del genere, quello è fantastico, ma mi ricordo che potevo scegliere tra Quake 2 e Doom, ma erano da comprare entrambi, ma tanti videogiochi di questa Sì, tipologia che al mi... tempo erano, ce ne stava più, adesso boh, cioè, manco se esiste più il cestone vero e proprio, ci buttano veramente poca roba perché con GameStop in mezzo che ti vende a 69 anche il gioco di 10 anni fa, no scherzo però, Sì. la forzatura però un po' è vero, è un po' più difficile il cestone. Tu andavi in sala giochi? Guarda, Madonna! per me la sala giochi guarda, è un ricordo di un qualcosa che non c'è più. Mamma mia, è tristezza adesso. Guarda, recentemente ho letto un articolo di un bambino che tipo. Non mi ricordo se si è fatto la pipì addosso, che non voleva smettere di giocare. Mi sono rivisto io. Io quando ero bambino, ora racconto il retroscena un attimo per ridere, però insomma, sono quelle cose. Praticamente papà mi dava tipo due o tre gettoni per giocare, ok? E io mi ero affossato di brutto Street Fighter. E avevo tipo 5-6 anni, ero bambino proprio. Ero arrivato avanti con questo cavolo di gettone, ero arrivato avanti e mi scappava la pipì, però non volevo E quindi perdere non la volevi, partita. certo. Me la sono fatta addosso, ma tu pensi, da 5-6 anni, quindi quando leggo questi articoli che condividono e tutta la gente, ma i genitori dove sono? Ma no, ma certe volte, insomma, Vabbè, sì, capitano delle cose fino a non l'eccitazione, l'ansia di si giocare. rende neanche E poi lì conto. c'era Cioè... una super idea di progressione in sala giochi, perché tu davi il valore ai soldi che spendevi. Certi giochi chiaramente erano macina soldi, perché secondo me ci stavano, eh? Adesso riguardandoli col senno di poi c'era qualche videogioco che ti faceva spendere un sacco di soldi per Sì. andare avanti. Però poi l'idea di, cacchio, c'ho 1.000 lire, c'ho 2.000 lire e devo andare più avanti possibile con quei soldi, perché poi dopo è finita la paghetta, io a certi tempi esaurivo tutta la paghetta che avevo per andare in sala giochi e giocare, bah, 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 bah. E quindi era figo, cioè c'era la progressione. Qual è uno dei giochi che ti ricordi in sala giochi che giocavi assai? Allora, Sulla memoria, poi chiaramente, su quello che ti sì, ricordi allora. più. Quello Konami con i pistoleri si chiama Sunset. Ah, quello con l'amico pistola. Allora, Capito qual è? sì. Sunset cosa? Che mo Tipo mi sfugge. Cabal, sempre con la visuale da dietro, stai parlando? Che spravi verso Aspetta, avanti. aspetta. Quindi un po', perché io, per esempio, Sì. ricordo con grande amore i Cabal e derivati che si giocavano anche in coppia. Poi quando si giocava in due. Sunset Riders. Ok, Sunset Riders, ho capito quale dici. I Metal Slug, tu ti ricordi quello? Poco, Con Metal poco, Slug poco, Sunset poco. Riders e poi Virtua Striker Sì. tantissimo, Certo, perché poi sempre il gioco di calcio ho tirato Virtua sempre. Poi ce Striker. n'era uno simile a Wolfied, che però non so se si chiamava Wolfied in sala giochi, però Wolfied parecchio, Aladdin e in particolare per la questione che ti ho raccontato, ma in generale Street Fighter era il mio Il non preferito. plus ultra, sì, c'era di tutto, c'erano un sacco di picchiaduro, poi è arrivato Mortal Kombat, tutti i giochi, no, di combattimento a scorrimento, quindi Capitan Commando, Final Fight, Double Dragon, cioè, Cadillac and Dinosaurs, poi tutti i giochi di calcio, quanti ce ne stavano, no? C'erano quelli Tecmo con i testoni, Messico 86, Super Psychics, Soccer Brawls, appunto Virtua Striker. E che meraviglia era, cioè, House of the Dead con le pistole e coi Sì. fucili, poi giochi a quattro, quello delle tartarughe ninja di Konami, Ninja, che si giocava addirittura in quattro ed era una cosa incredibile, cacchio, con tre amici andiamo a giocare, European Club Soccer, erano dei momenti fantastici, mo sembriamo veramente dei nostalgici, però adesso non esiste più in sala giochi, o c'è roba vecchia, ogni tanto mi capita al cinema, andare al cinema e vedere i cabinati vecchi, sto parlando dell'Italia. Italia, oppure sono diventati dei luoghi loschi dove la gente fuma, beve, gioca ai poker, videopoker e compagnia. Ma una cosa che ti piacerebbe del Giappone,
che lì ancora la sala giochi tira tantissimo. Ci sono i Pachinko, quelle robe brutte tipo slot machine, ma ci sono i club Sega che sono strapieni di picchiaduro, di giochi d'azione. Lì ti piacerebbe, secondo me. Però ci, deve, ci vai in Giappone una volta, me lo prometti nella tua vita, prima o poi. Ci deve andare. Dove è nato GT, anche se ti fa cacare. Dove è nato PES, ecco. Gli studi di sviluppo di Pro Evolution Soccer può essere figo da questo punto di vista. Vedremo un po' se c'è qualche domanda. Time Crisis, te lo ricordi? Vabbè, giocavi questi qui un po' con... C'erano tutti questi, questi super accessori, no? Ma in realtà questa è con la pistola di meno, sai? Non ti piacevano oppure non ci sei capitato semplicemente? Non ci sono mai capitato. A me piaceva particolarmente l'idea di, del joystick con i tasti. Ma sai che cos'è anche? Contribuito anche il fatto che non è che erano fornitissime da me giù, eh? Ok. Allora, Time Crisis credo che c'era. Ti ricordi quello col pedale anche, che ti abbassavi? C'era, c'era. No, no, questi c'erano, quelli con la, tipo con la moto, con tipo che ne so, quelli di macchine, questi c'erano. Ma per esempio Cadillac e Dinosauri non credo di averlo mai visto giù, sai, da me. Sì, era un periodo quello lì dove c'erano davvero tanti picchiaduro a scorrimento, ma proprio tanti tra questi titoli che ti ho citato e magari delle copie, delle robe, quindi sai quanti ce n'erano, magari qualcuno è capitato, qualcuno no. Poi c'erano, vabbè, giochi di corse, no? Segarelli, di, cioè, quanti ce ne stavano lì, mamma mia. Giochi di corse fantastici, ah, soprattutto quelli che permettono di giocare in più persone. Daytona, cioè, ma che roba è? Che roba era fantastica. E Vault Dweller mi fa ricordare, mi dice che guarda, ci sono le sale giochi anche nei bagni. E non scherza, ma è vero. Io, tra i tanti video che ho fatto in Giappone, ci sta un gioco praticamente, dove c'è un gioco, entri nel bagno, ci sono i bagni in piedi, no? Come si chiamano quelli con la tazza? Beh, che non ci vado mai. I pisci in piedi, no? Non so, no, c'hanno pure un nome, adesso non mi viene perché non ci vado mai. E c'è un videogioco, c'è uno schermo LCD davanti e c'è un sensore che controlla quanta pipì fai. Più pipì fai velocemente, più sale il sensore. C'è questa ragazza che ti fa dai, 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 in giapponese, e tu, in base a quanto hai fatto, ti compare una barra. Io ci ho fatto un video, chiaramente non si vede me, cioè si vede la parte superiore mia, e c'è questo videogioco all'interno del cesso giapponese. Ora, io non so, io, come dire, a sapere che c'è anche un essere virtuale che mi guarda mentre sto urinando, non muscio, cioè... Però è fantastico, è fantastico. Ho fatto subito video, ovviamente. Vedi che non siamo compatibili col Giappone. Che ci metti? La cosa davanti che mi... No, vabbè, ma sono cose estreme all'interno delle sale giochi. Non è che tutti i bagni giapponesi hanno sto videogioco. C'hanno le voci, cioè, sì, giapponesi. C'hanno che ti parlano, ci sono le tazze. Sono l'unico... Benvenuti in bagno. Esatto, cioè, senti, a parte che ci sono quelli super tecnologici che appena ti avvicini si apre si alza la tavoletta e ti fa buongiorno. Non fanno per me queste cose, non fanno per me. E poi c'hanno tipo i tasti laterali che simulano lo sciacquone, sai, se devi andare di corpo ti simula lo sciacquone. Chiaramente tutto, Corrado, tutto riportato a video, perché in tutti gli anni che sono andato le ho fatte le video anteprime di tutto. Però fanno morire, però sono pazzi, cioè, non è che sono una cosa normale, ci mancherebbe, però fanno ridere, che come dico, rendono giocoso tutto, anche andare in bagno nella loro contraddizione estrema, rendono figo anche andare in bagno. Sì. Nel frattempo continuano a far la marcord in chat tra Pang, Super Pang. Hai avuto modo di provarlo successivamente, Pang? Ma sai, Pang, non... aspetta che cerco su Google. Pang. Pang sarebbe quello lì dove spari, cioè queste palloni che rimbalzano, no? E sì, devi spezzarli. Okay, ora ho capito qual è. Non sapevo si chiamasse Pang. Sì. Famosissimo Pang. Sì, sì. Pang ci giocava la... Stiamo parlando di preistoria, vabbè, una ragazza, insomma, con cui sono stato, ma cioè, proprio ai tempi, vabbè, ok, stiamo parlando proprio di preistoria. No, sì. Non esagerare, che per me invece era gioventù.
tua preistoria, certo che abbiamo 9 anni di differenza. Oppure ti ricordi Bubble Bubble, quelli lì a schemi, no? Allora, Snow Bros. E compagnia. Allora, Bubble Bubble, cioè quelli che sono due, è appunto esatto, con il quadrato, fanno quel quadrato, la bolla, cioè il gioco action, sì. Quello stupendo lo avevo su personal computer, non ci ho mai giocato in sala giochi, lo avevo su personal computer, della Taito, stupendo. Quello invece con il coso che spara, non lo avevo sul computer, ci ho giocato qualche volta in sala giochi, ma non mi piace particolarmente. Invece quello action, mamma mia, stupendo, ci giocavamo pure con questo, insomma, con alcuni miei amici. Ma sai, un gioco da sala giochi che però anche questo ci giocava la versione computer era Golden Axe, che non so pronunciare, non so se Golden Axe. Golden Axe, ok, è stupendo. E Golden Axe, peraltro, sono sempre arrivato quasi alla fine senza mai finirlo. Questa è una cosa che mi è rimasto sempre qua. Cioè, l'ho vista alla fine, l'ho vista su YouTube, però, perché non sono mai riuscito a fare l'ultima parte. Sono arrivato sempre alla penultima. Aumentava anche di complessità. Dragon, anche Double Dragon, nella realtà, sono arrivato sempre quasi alla fine e l'ho finito per la prima volta con Fabio Bortolotti in una live tipo delle tre, ora non mi ricordo, pare nella live delle tre, che lui con l'emulatore aveva i gettoni, certo, infiniti, ma se no quindi. Double Dragon, la versione DOS, quindi quella vera, sono arrivato all'ultima parte, quindi prima quando c'è quella parte che ti spara dalle pareti, quindi non sono mai arrivato a vedere la parte finale, quindi sapevo che alla fine, vabbè, non spoiler per chi, vabbè, non so se può essere un spoiler. Certo. Comunque la parte finale di Double Dragon, c'è un colpo di scena, la sapevo ma non l'avevo mai vista. Certo. Vedi, Facos dice, ma è quel gioco con le magie e con i vari personaggi, molto generic, però sì. Ok, sì, è quello. È il mio preferito, è il barbaro, verde e basso. Il vecchio spacca di brutto. Sì, sì, sì. Il vecchio suonava e dava di santa ragione a tutti quanti. Volevo rispondere un attimo invece a Elizabeth DeWitt. Si sente la musica del concerto, si sente? Personalmente no, c'è un concerto adesso, che figata. Ma sai che credo che ci sia Gabri Ponte stasera? Ah, che porca non... vacca, una roba leggera proprio. Sì, non mi interessa però. Sì, qualcosina si sente, sì. Va bene, sì, sì, sì. Vabbè, va bene così. Ci fa compagnia. Ma ci sì, fa compagnia. Ma sì, basta che non... Anzi, se lo chiami ti affacci, ah Gabri, vieni qua, così facciamo il botto. Dicevo, volevo rispondere a Elizabeth DeWitt da Bioshock, no? Infinite. Su Giappone, peccato che ci sia tanta violenza sessuale. Volevo un attimo rispondere, scusa, ma la prendo a cuore. Non è così, semplicemente c'è grande disagio e ci sono casi estremi, però è uno dei paesi più sicuri al mondo, dove mi capita sempre, che ci vado ogni anno due volte, di vedere ragazze camminare alle 3 del mattino in pantaloncini super corti e nessuno le importuna. Poi purtroppo ci sono gli estremi in un paese dove solo Tokyo sono più di 10 milioni di persone e succedono cose brutte perché c'è quel disagio, quell'estremismo sociale. Scusami, dovevo sfatare sto mito da fan del Giappone. Perché... Hai fatto bene. L'ho vissuto in prima persona per tanti anni, quindi via. Chiacchierata comunque, secondo me questa nostra rubrica, Corrado, potrebbe andare appunto sul confronto tra generazioni, che poi in realtà abbiamo tantissime cose in comune, qualche esperienza, qualche esperienza più estrema mio lato console, più estrema tuo lato PC, perché sicuramente ne sai molto di più te su questo, dal punto di vista soprattutto dei Paradox e compagnia, e quindi possiamo anche portarla su questi confronti nel corso del tempo senza mai dimenticare l'attualità, perché mi immagino che già a settembre, quando a settembre ci rivedremo qui in diretta, mi immagino ci sarà così tanto la parola, la partita da PES proprio, no? Che esce a fine agosto. È uno dei titoli che attendo particolarmente. Allora, non ci giocherò ad agosto, ci giocherò quando ritornerò, ma è Death's Gambit. Scusa, io è l'inglese, sì. Proprio, però hai capito qual sì, è? Sì, Death's Gambit. Sì. Che Gambit, è un Souls-like in due dimensioni, pixel art, così... che aspetto da tantissimo tempo. In realtà non è quello che aspetto di più, quello che aspetto di più è Aether, ma che ancora non è stato, cioè ancora non si sa quando uscirà. Aether lo aspetto tantissimo, che invece è top down, è isometrico, isometrico, quello lo aspetto ancora di più, però Death's Gambit abbastanza,
Anche Psycho Mabee, infatti, dice bravo, lo aspetto da tempo. E poi avremo, cioè già, ci sarà già un bel po' di roba uscita tra cavallo, tra agosto e i primi di settembre, quindi ci divertiamo. Dado Bax, lo dico io, è Corrado. Dado Bax ti piaceva, perché chiedeva Mauro sì, cosa, qual è la provenienza del tuo nickname, del tuo nome. C'è un ragazzo in chat che sa tutta la storia e sa anche che in origine mi chiamavo Dado Divino, però Divino è una marca di mutande. È vero. Proprio devi, pensa proprio, devi diventare testimone all'oggi. Io questo Dado Divino mi chiamavo Dado Divino, ok? Divino mi piaceva tantissimo, certo. Io dico Divino, certo. A un certo punto fa un amico, no. Ti chiami come le mutande mie. E qui ho detto no, non va bene. Non va bene. Senti, Shenmue? So che è dura che lo provi. Shenmue è una grande mancanza. Che dici, ci provi ad avvicinarlo adesso che esce il remaster, oppure è troppo fuori dal tempo? È una grande mancanza. E invece no, Shenmue è una grande mancanza, una grande lacuna che voglio provare. Non sarà semplice, te lo dico, ti preavviso, perché è invecchiato male. Però per cultura generale, sì, insomma, devi quantomeno approcciarmi, provare ad approcciarmi. Me ne ha parlato molto Christian Devil Cree, non so se lo conosci, un ragazzo che fa YouTube, insomma, è secondo me molto molto bravo. E insomma parla sempre di Shenmue in maniera più o meno simile a come io parlo sempre di Grim Fandango o The Last of Us, per capirci, insomma è il suo videogioco preferito, insomma fa una testa così, ha spiegato un po' i vari punti di forza di Shenmue e effettivamente insomma è affascinante. No, io tanti. Dubito di riuscire a portarlo a termine, però insomma è almeno ci provi a approcciarlo, sì, diciamo che è invecchiato male come sistema, però ha definito alcune cose, a parte che ha lanciato i Quick Time Events, quindi dobbiamo ringraziarlo. E una componente narrativa meravigliosa, atmosfera incredibile, chiaro. Adesso arriva il remaster dopo tanto tempo, era già legnosetto al tempo, figurarsi oggi com'è. Però sì, magari ci provi, vedi un po'. Poi ti piglia bene, magari te li spari tutti e due nell'arco di qualche giorno, non si sa mai, no? La provvidenza videoludica è sempre dietro l'angolo. Anch'io, certi giochi che provo, non gli do una lira e poi boom, vado in fissa totale e me li ma faccio. Ma sai, il discorso dell'invecchiato male, allora... è molto relativo il discorso in realtà del retro game. Per esempio nel 2009, aspetta, fammi un attimo contestualizzare. Allora io ho sempre avuto un personal computer in casa, perché mio padre, per questioni sue lavorative, comprava un computer super e mi dava il suo precedente. Ok. Quindi io mi trovavo un computer vecchio, tra virgolette, di una generazione, però comunque performante, ma che per quella generazione era super. Fino a quando poi, insomma, poi per questioni lavorative lui non ne ha avuto più bisogno. Ora mio padre, oramai da un sacco di tempo, è insegnante, quindi lui poi non ne ha avuto più bisogno. E quindi poi nel 2004, quando io sono andato a scuola superiore, mi ha comprato, quindi lui si è tenuto il vecchio e mi ha comprato il computer nuovo a me. Okay. Quindi sono stato con un computer veramente ottimo tra il 2004 e il 2007-2008, dopo 4 anni cominciava ad essere vecchio, con 2008 più o meno, quindi entrati nella nuova generazione, no? Per capirci, che quei videogiochi non giravano più sul mio computer. Quindi che cosa è successo? Che tra il 2008 e l'inizio del 2010, fino a quando poi non ho comprato il computer nuovo, sul mio computer giocavo a giochi vecchi necessariamente. Certo, certo. Dato che io però non ho avuto accesso ad internet fino al 2008, cioè i miei genitori non mi concedevano l'accesso ad internet fino a quando non sono diventato maggiorenne, ok? Sì, no. Quindi io a 18 anni ho avuto l'accesso ad internet. È particolare, è davvero... Sì, sì, sì. Comunque nel 2008 ho avuto accesso ad internet e quindi nel 2008 ho cominciato a scaricare qualche gioco, insomma, vecchiotto che non avevo mai giocato. E nel 2009 scoprii le avventure LucasArts, che non avevo mai giocato perché non le avevo, certo. Insomma, io giocavo ai giochi DOS, no? Giocavo quelli che arrivava, che papà portava, certo, con il dischetto, oppure che trovavamo negli shareware.
Monkey Island, tutte le avventure Lucas mai provate, e ho iniziato da Monkey Island. Perché mi è venuta questa cosa? Che Monkey Island, io quando l'ho giocato, era invecchiato malissimo. Cioè, non è che è invecchiato No, malissimo, però è proprio... aveva fatto il suo corso, Si certo. vede, insomma, nel 2009 giocare a Monkey Island è proprio... Cioè, tu lo vedi, dici, mizzica. Eppure mi prese tantissimo e me li sono sparati tutti e tre di fila. Monkey Island 1, 2 e 3... Tutti e tre di fila, è stata un'esperienza fantastica e Monkey Island è veramente fantastico. Poi mi sono recuperato anche gli altri LucasArts, tipo Dave the Tentacle, Maniac Mansion, e in realtà finiti solo questi, cioè li ho provicchiati tutti, ma Sono finiti finiti solamente questi qui. questi. Qual è il E tuo poi preferito tra per questi? Certo. rimediare comprai le remastered. Il mio preferito è Grim Fandango. Se invece tu ti riferisci alle LucasArts Facos, che è 2. il tuo comunque è un fan che ti conosce bene, dice che è sopravvalutato Grim Fandango, secondo lui. No, Grim Fandango no. Horizon Zero Dawn forse, ma Io Grim non gli ho Fandango. dato 9 a Horizon, eh? Gli ho dato meno di 9 per dire Sì, ne subito. avevamo già Sì, è un parlato. bel gioco, però assolutamente non il best of del 2017, no? E Non invece io gli esiste. ho dato il dato Bugs Game of the Year nel Ecco, 2017. vedi, lì ci possiamo scontrare. No, vabbè, No, abbiamo già guarda, parlato poi. abbiamo già parlato non solo con te, con i player inside, ma tu lo sai che per il fatto di... Allora, io talvolta continuo a chiedermi il criterio per cui le persone sono iscritte al canale oppure no, ma tu lo sai che dopo la live dei Player Inside, Sì, non so se l'hai vista, abbiamo fatto uno una live scorcio, sì, non tutto, diciamo. particolarmente accesa, Sì. io mi aspettavo di avere, dato dopo che ho avuto come ospite i Player Inside, live di grande spessore, di avere iscritti, ma sai che ho avuto disiscrizioni? Che gente si è incazzata per Sì. la chiacchierata, vabbè. Si Però è incazzato. guarda che quelle sono persone che non ti danno qualità, comunque, Sì, secondo che me. però, sai, mi No, ci sei rimasto dispiace. un po', sì, vabbè, Sì, ma sono rimasto male. però non è che devi fare, però l'importante è porti avanti il tuo giudizio, non è che ti devi Il mio giudizio è quello. adeguare. Il mio giudizio è quello. Dico, il mio giudizio è quello. Dico, è inutile ribadirlo ancora. È quello. Ok. Vedi, poi ci Sono buono. sta Oscar Reels, noi siamo fedeli, dado, quindi va bene così. Bravi, bravi. Vedi, no, ci sta, invece è Sì, è il importante. nucleo di ragazzi che segue qui in Sì. Twitch è lo stesso, cioè, dato che ho iniziato a fare qualche live in Twitch, c'è stato un gruppo Twitch che ha cominciato a seguire le live, cioè fin dall'inizio, e poi insomma si è appassionato e ha creato il gruppo Telegram e mi hanno messo Dentro un dentro, gruppo e fa ovviamente. ogni Io, tanto chiacchierata, sì. a me fa piacerissimo, infatti scrivo molto volentieri. Ma è tutta una loro iniziativa, quindi è un gruppo bellissimo. Super Io attivo, proattivo, sì, sì. super attivo, quindi è una cosa bellissima che esistano poi delle realtà così, così belle. Anzi, in realtà loro sono sempre in cerca di nuovi adepti, quindi questo lo dico, insomma, se qualcuno, Come insomma, no? Se vogliono scrivere il link in vuole chat, entrare. così almeno qualcun altro entra. È una cosa bellissima. Io guarda, io non sono molto né per i gruppi Facebook né per i gruppi Telegram, però questo qua lo hanno fatto, come dire, è una loro creazione ed è una cosa Facoz che l'ha creato, bellissima. infatti. Se vuole mettere il link, così qualcun altro se vuole entrare. Senti, mi hanno detto che sei stato abbastanza aggressivo, che io ho visto soltanto un pezzettino della live. Sei stato un po' aggressivo nella. Guarda, Cioè, siete io stati questa... ed siete un po' accesi Guarda, io ci sono rimasto, ti giuro, io sono una persona molto sensibile, ci sono rimasto molto male a leggere i feedback. Innanzitutto perché durante la live mi sono divertito da paura e alla fine della live con i ragazzi, con Gianluca e Maria, eravamo proprio entusiasti. Abbiamo detto, oh, mizzica che abbiamo fatto, abbiamo mantenuto 2 ore e 40 con 1100 persone connesse per tutto il tempo. Che spettacolo che abbiamo fatto, ragazzi, assolutamente da rifare, eccetera. Chiudo la live, vado a dormire, il giorno dopo mi alzo e leggo i commenti che sono arrivati durante la notte e continuano ad Ok. arrivare un sacco di feedback negativi. Guarda, mamma come ma ci continua a rimanere, ma è un sacco di... sono, diciamo, 6-7 giorni da quando abbiamo fatto la live che non leggo i commenti, non leggo le notifiche. Relativi a ok. Sì, perché guarda, ci sono rimasto malissimo. Innanzitutto perché io ero veramente, cioè, secondo me abbiamo fatto una gran bella cosa. Inoltre, perché mi arrivano dei feedback sulla mia persona, cioè di essere maleducato. Allora, so che queste persone non vedranno mai questo video, però ora che abbiamo toccato l'argomento, cioè, permetti di dirlo, Ma perché... Allora, io e te
ci conosciamo poco, ci stiamo conoscendo in questo frangente, quindi è chiaro che determinate confidenze non ce le prendiamo, ma non per una mancanza di professionalità, per una mancanza di confidenza, certo, che di confidenza è chiaro che si acquisisce nel tempo, certo. Con Gianluca ci conosciamo da 2 anni, se lui dice una cosa che non sono d'accordo e gli dico, ora simulo, no Giallo, no no, non te la permetto, Giallo no, non sono d'accordo, non sono maleducato, so, è una persona che davanti a me conosco bene, stiamo chiacchierando di un qualcosa che ci vede in contrapposizione, e non è che perché lui è ospite sul mio canale io gli devo leccare il culo, siamo amici, si discute anche dei punti di vista. Guarda, io sono convintissimo di questa cosa, invece ci sono arrivate un sacco di critiche che io sono maleducato, guarda, mi è dispiaciuto tantissimo, no, addirittura, addirittura alcuni che hanno scritto, ah ma quindi questo è il vero Dadobux, quindi quando sei pagato menti, okay. Ma no, non è che menti, è che è a però non ti far inghiottire dal vortice dei cretini, lo sai. Guarda, sai che cos'è? Che anche siamo a fine stagione, sono un po' stanco e quindi le critiche si buttano giù. E tanto ora però lo sai, cioè, tu ricordati sempre, lo sai anche meglio di me, visto che stai su YouTube da più tempo, che la gente se deve criticare, rompere, farti incazzare, farti saltare i nervi, ci mette un secondo. Lo sai, è un peccato, sai, è un peccato. Hashtag sti cazzi. Però beh, magari ti guarderai più avanti, dirai, guarda, sì, effettivamente sì, qualcosa... sono stato eccessivo, oppure no, non è vero, sono tanto gente che non si sa che cacchio vuole dalla vita. Guarda, io non dubito che chiaramente la condotta non sia, chiaramente oggi con te abbiamo fatto sicuramente un botta e risposta sicuramente molto più pacato, magari certo. Sono però ci arriveremo, non ti preoccupare, nei prossimi mesi. È che nel momento in cui c'è una certa confidenza, talvolta subentrano alcune quando ti conosci bene, conosci esattamente l'altro dove vuole arrivare, si genera un feeling di un botta e risposta più acceso, proprio come al tavolo si sia tra amici, e quindi il botta e risposta acceso non fa altro che aumentare in realtà lo spessore della live, dal mio punto di vista. Cioè, con questo non significa che con una persona che non si conosce non si possa fare una live di spessore. Intendo dire che se io ti faccio una domanda e non so tu dove arrivi, è possibile che ti faccio una domanda che fa perdere, tra virgolette, tempo alla live. Dato che con Gianluca sa esattamente dove va a parare. So esattamente dove va a parare, io faccio la domanda per generare quella risposta che so già che è interessante, ok? Certo. E quindi il dibattito è molto più acceso, questo è il discorso un po' come, che ne so, vabbè, inutile che... Insomma, ho capito, vabbè, dai, una volta facciamo tutti quanti insieme la mega live e usciamo tutti quanti ci picchiamo, pure dal vivo, così sono mazzate. No, però sì, vabbè. Siete stati sul divano. Esatto, siete tutti sul divano, esatto, vengo io, prendo Insight, sabba, facciamo un casino enorme tutti quanti in diretta, no, capisco. Poi dipende anche molto dalla discussione, nel senso, adesso che ci confronteremo anche sull'attualità, ci starà che magari... non ci troveremo d'accordo su un prodotto che abbiamo giocato fresco entrambi, no? Poi che quando andiamo a ricordare anche troppo il passato è più roba nostalgica, non è che poi perché possiamo mai litigare su Wolfenstein e Doom, quale è meglio, ma chi se ne frega. Magari giocheremo Horizon 2 insieme, per te da 10, per me da 6 o viceversa, e lì saremo un attimino più accesi nel nostro giudizio, però non è quello il problema, ecco. La guerra e la disperazione, dice che poi esagerati. No, però si scherza, però ripeto, secondo me comunque quando arrivano quella gente che si disiscrive è stata una bella selezione naturale. Ah, mi sono tolto da persone che evidentemente non cliccano sulle pubblicità, hanno adblock, non guardano mai il video per tutto, non approfondiscono, sono soltanto iscritti, capitati lì. Allora quelli, meglio perdere che trovarli. Poi si tratta sempre di un sottoinsieme, posso immaginare che sono stati 50, 10, 20, 30, 100. Centinaio su 100.000, certo. Ti frega, dispiace sempre perché devi fare... comunque sempre autocritica, quella è la fase principale. Anche io oggi mille volte mi riguardo, cerco di capire. Detto questo, non diamo troppo peso alle critiche, perché ma tu basta che segui senza pensare a noi la politica su Twitter o su Facebook, cioè, è una cosa incredibile, cioè, è una roba di gente avvelenata, cattiva,
cattiva, che però nessuno porta poi alla soluzione, capito? Che ti dice, oh, ok, e allora dare il giusto peso a tutto. Le opinioni sono quelle che sono, dico, accidenti le coco. Poi, poi comunque lo sai, i ragazzi che stanno in chat stasera sono dei tranquilloni. Sì, certo. Vabbè, uno cerca, io perlomeno cresco lento, ma cerco veramente di puntellarli tutti, non esigo nemmeno, cioè se qualcuno si permette di una parolaccia, una bestemmia, via, fuori dalle palle, non mi interessi, non fai parte delle persone che mi interessano. Va bene, senti, quindi ti fai un mesetto abbondante, più di un mesetto abbondante a mare. Guarda, effettivamente, cioè, diciamo dal 25 al eh sì, 20 giorni, 21 giorni, sì, circa un mesetto. Che figata. Perché tieni conto che io già dopo Ferragosto, già tipo 17-18, cioè poi rientro. Rientri. Quindi, cioè, non faccio poi tutto agosto. Okay. Però sì, 21-22 giorni, sì, me li faccio. Quindi sì, un buon periodo comunque. Stacco per un ti voglio a palla, carico a palla quando torni, allora pronto. Sì, anche, infatti, sai quante infatti, idee ti vengono adesso sulla spiaggia. A voglia, infatti è importante staccare per questo, per riprendere con una nuova linfa, anche per avere quella freschezza mentale quando inizi di iniziare appunto. Sì, c'è bisogno di staccare, perché io per agosto ad esempio fermerò probabilmente il late show, al massimo creo qualche montaggio del best of, sai, tipo in 10 minuti la puntata con te, in 10 minuti la puntata con Sabaco, giusto per dare un contenuto, però è importante staccare, altrimenti esci pazzo, poi il caldo non aiuta, cioè, finestre aperte pure qui davanti a un computer con le luci e tutto, non è proprio l'ideale per rendere il top. Ma anche mi piace l'idea di strutturare, diciamo, in stagioni. Sì. Ecco, questa è una cosa che ultimamente riesco a fare. Mi piace molto come l'ho strutturata, mi piace molto che il pubblico la segua questa cosa, cioè alla fine dell'anno aspetta il Datobox Game of the Year, cioè ci sono le puntate, degli appuntamenti specifici, degli appuntamenti fissi. Quindi per esempio alla fine a giugno ho fatto il riassunto dei primi 6 mesi dei giochi che ho giocato con la Dado Critic, che anche questo diventerà un altro appuntamento fisso. Ecco, ci sono dei vari appuntamenti fissi, quindi con questa ciclicità man mano ne vado ad aggiungere altri, man mano, quindi c'è quella ciclicità di eventi che poi insomma è venuta molto bene. Per esempio l'anno scorso tutta la questione del Dado Bucks Game of the Year eccetera ha acceso particolarmente, più passa il tempo e più chiaramente questa cosa acquisisce insomma importanza per le persone che seguono il canale. Sì, è un appuntamento per le persone che seguono il canale, certo. Queste varie cose contribuiscono, e quindi anche questo staccare contribuisce ad acquisire, a dare nuova importanza quando si riparte a settembre a nuova stagione, perché se tu fai video cioè in maniera continuativa non c'è lo stacco, quindi non c'è più la nuova stagione, si perde di significato, non c'è più. Sì. Un appuntamento poi fisso importante, non sono tanto col late show appunto, che è importante dare un appuntamento, un'attesa, una varietà, perché altrimenti è sempre difficile fidelizzare le persone, no? Da questo punto di vista. Va bene, dai, 2 ore le abbiamo fatte in tranquillità, quindi ci sta alla grande. Quindi questa puntata zero con me e Corrado, che ritornerà a settembre, poi vedremo un po' di seguire. Lasciateci come al solito feedback, grazie a tutti quelli che ci hanno seguito, grazie Corrado, divertiti, rilassati, abbronzati e ci risentiamo al rientro carichissimi. Senza dubbio. Buona serata a tutti. Adesso ti comincio a dare, per piarmi confidenza, una bella capata in bocca, che è quella che do sempre quando chiudo virtuale i video. E a presto. Buona serata a tutti. Ciao a tutti, ragazzi. Ciao, ragazzi. Buona serata.